Perché ti amo e sta nascendo un mezzo sentimento, dolce aria da incosciente. Fa parte del tuo gioco assurdo girare intorno a te lo sguardo, come sei pulita, si risveglia dentro me il poeta. Salutarmi una volta, perché ti amo, il mondo ormai scompare piano in fondo agli occhi tuoi. L'estate sembra sempre azzurra, eppure ci son luci ed ombre. Come puoi lasciarmi? Oppure pensi come puoi tenermi? Dolce attimo d'eternità, perché ti amo, come ti amo, ma stai sicura che non dormirò. Dicevi tu sei matto, ma ti amo e il resto cosa importa? E stai sicura che non dormirò? Perché ti amo? Quante volte e quante donne se lo saranno dette questa frase, queste parole molto importanti. Non si sa il perché, perché ci sono questa doppia faccia della medaglia, dottor Jack e Mr. Hyde, e purtroppo queste donne vengono uccise, massacrate, ma non solo, poi abbiamo queste donne che dovrebbero essere curate, invece girano tranquillamente per le strade, mettendosi al volante, succede il finimondo, ma questi morti non tornano più, questo bambino, questo giovane uomo, questo padre, questo figlio, solo perché qualcuno in quel momento ha deciso che è fuori di testa e perciò può fare quello che vuole, tanto non c'è con la testa, e chi paga le conseguenze. Abbiamo sentito quell'uccisione di quel ragazzo che ha tentato di difendere il suo amico dall'ergastolo, 20 anni, 24, poi se ne faranno 15 o 14 per buona condotta. Abbiamo sentito anche Parolisi già fuori, permesso per buona condotta. Io ne vorrei proprio parlare. Questa mattina abbiamo in presenza l'avvocato Stefano Pietrobon, che ringrazio tantissimo, avvocato penalista di Treviso, e abbiamo anche un sindaco che è Gianluca Piva d'Agna. Buongiorno, buongiorno avvocato, buongiorno sindaco. Buongiorno Mirella, buongiorno sindaco. Perché buongiorno sono i sindaci responsabili della salute, salute dei propri cittadini, almeno così è scritto. Allora, avvocato, io vorrei proprio
iniziare a capire qualcosa con lei, perché sentire parlare e spiegare dai politicanti certe situazioni vengono i brividi, perché alla fine dici: ma questo cosa ha detto? Non ho capito. Allora io spero che veramente e finalmente riusciamo a far parlare le persone che sanno, che hanno studiato, che sanno come si interpretano anche gli articoli di legge. Questa legge che non riusciamo più a capire, ma come? La prima sentenza, allora, 3 gradi di giudizio, allora prima ergastolo, secondo ergastolo, terzo assoluzione, qualche volta avvocato. E noi a casa diciamo: ma scusa, ma se avevano preso l'ergastolo, c'è una giuria, c'è un'altra giuria, poi assoluzione. Ci spiega cosa sta succedendo? Perché noi a casa, cioè, non riusciamo, sentiamo solo parlare i politici con la pancia, in maniera dove tira il vento, dove possono avere più visibilità e più numeri, perché quello a loro interessa, avere l'opinione pubblica dalla loro parte. Quale parte non si sa, perché noi siamo in confusione totale. Comunque, prego, avvocato Pietro Bon. Buongiorno ancora a tutti e grazie dell'invito, cara Mirella. E buongiorno anche al sindaco, che non ho il piacere di conoscere, ma che saluto caramente. Allora, il problema che lei solleva, potremmo dire, parla di corde in casa dell'impiccato. Cioè parla con un avvocato di un processo, o di processi come lei ha citato, che finiscono bene per noi e per i nostri assistiti. Ma questo è fisiologico. Cioè, è normale che vi siano dei processi nei quali un giudice sbaglia, come io posso sbagliare, come lei poco penso, perché lei è molto brava nel suo lavoro, ma lei sicuramente qualche volta sbaglia, e è previsto dal codice di procedura penale, insomma, in tutti i paesi del mondo, che una sentenza viene poi sottoposta, può essere sottoposta a una verifica da parte di un altro giudice, in Italia è la Corte d'Appello, e eventualmente anche di un terzo giudice, che è la Corte di Cassazione. E questo perché si sa che un giudice può sbagliare. E ci sono addirittura delle norme nel codice di procedura penale che prevedono che lo Stato debba risarcire una persona che è stata condannata ingiustamente. Perché l'uomo è di per sé è una persona che sbaglia, l'uomo è fallibile. Il medico sbaglia, come tu, l'insegnante, il genitore. Lei parla di casi, no? Spesso di casi che colpiscono l'opinione pubblica, di figli, di ragazzi che uccidono altri ragazzi, di ragazze che si drogano e vanno a casa del presidente del Senato in preda, sembrerebbe, ai fumi delle sostanze stupefacenti, e chiaramente lì c'è un deficit educativo, quindi ciascuno di noi è soggetto a sbagliare. I rimedi ci sono e appunto a volte vengono assolti. Poi la soluzione non significa, lo dico per spezzare una lancia anche a favore vostro, quando avvengono questi casi non è detto che la persona che ha subito un processo sia innocente. Può essere che le indagini siano state fatte male e quindi l'avvocato non usa i trucchi, non usa gli escamotage, semplicemente fa evidenziare gli errori delle indagini che non consentono di arrivare a una sentenza di condanna. Quindi io la vedo, ovviamente, io sono un avvocato. Ecco. Però ecco, non è vero, come dice il Davigo, il famoso, insomma, ex pubblico ministero, che chi viene assolto è uno che l'ha fatta franca. Non è vero. Chi viene assolto perché o non ci sono le prove contro di lui o le indagini sono state fatte male o, più semplicemente, è innocente. Però è vero, avvocato, io lo sto seguendo attentamente, però è anche vero che per emettere una sentenza ci vogliono delle prove. Tanto è vero che quando si dice davanti ai giudici ci vogliono carte che parlano, testimoni. Allora, questa sentenza, diciamo, di questo di primo grado che ha preso l'ergastolo è stata fatta anche in base alla documentazione che ha avuto il giudice e la giuria. Sì. È qua che non riesco a capire. Allora, o sono tutti che hanno preso una bufala, perché non è che decida solo uno, sono in tanti che si confrontano, tanto è vero che durano ore e ore queste camere, queste sedute, cioè non è che... Sì. E allora dico, come? Allora tutti quanti hanno capito male, tutti quanti non hanno letto bene le carte, cioè io rimango nel mio dubbio, sa, avvocato, e mi viene anche un dubbio perché poi è anche la fortuna di avere avvocati di grido, avere gente veramente tosta, perché se tu
con tutto il rispetto che io ho di avvocati anche, ma sento anche dalle telefonate, dalle persone che mi vengono a trovare, che non sono in grado di gestire questa partita importante, insomma, c'è un grande punto di domanda, questi processi che durano 10 anni. Sindaco, se tutto va bene, poi riprendi. Sindaco, cosa dice lei? Sentiamo, lei che è responsabile della salute dei propri cittadini. Beh, sì, per fortuna non sono né avvocato né giudice, e sono sindaco, con tutti i pro e i contro del fatto di essere sindaco. La giustizia che si snoda in 3 gradi, come ci spiegava l'avvocato, che saluto, che anch'io non ho il piacere di conoscere, però lo saluto, e saluto anche te, Mirella, grazie dell'invito. La giustizia comunque è fatta di uomini, quindi effettivamente, come ci spiegava l'avvocato, ci può essere l'errore in una direzione, ma anche nell'altra direzione, quindi qualcuno che possa essere ritenuto colpevole e magari in realtà non lo è o non lo è del tutto, oppure qualcuno che magari la fa franca. La cosa che io noto è che la giustizia, sì, i tempi, l'unica cosa che io posso notare da un non esperto della questione è che i tempi, le lungaggini a volte stonano e portano magari alla prescrizione, eccetera, eccetera. Questa è una cosa che a mio parere bisognerebbe lavorarci su, perché appunto che uno sia colpevole, che uno sia innocente, in ogni caso sarebbe l'ottimale arrivare a non avere una prescrizione del reato e quant'altro. E dopo, sugli eventi che avete anche citato in questi giorni, magari io non entrerei neanche nel merito perché non conosco bene, e poi uno, tipo anche il caso, ho sentito del figlio di La Russa, finché uno non viene condannato, insomma. Lei è garantista, perciò, sindaco, è garantista lei? Finché non c'è la condanna, uno è innocente. Io non sono garantista, lo dico proprio zero, io non sono proprio per niente garantista, perché se ci sono le prove che questo ragazzo è stato massacrato, esatto, tanto è vero che l'autopsia... È quello che dicevo, ci devono essere le prove, ci deve essere i gradi di giudizio, ed è giusto che... Scusa sindaco, l'autopsia dice, il medico legale dice, che questo ragazzo è stato talmente massacrato di botte che ha tutto spappolato all'interno, perciò tutti gli organi spappolati. Cioè, questi qua, 20 anni d'allergato, questo è morto, questo ragazzo. Avete visto questi genitori, la compostezza, la serietà, come hanno accolto la sentenza, con una dignità che forse qualcuno di noi se la sogna. Avete visto come, ecco, sì, appunto. Dicevo, allora, questo è stato... Finito il soccorso, prendono le chiavi e le buttano via. Le tengono dentro. Un caso del genere direi proprio che sarebbe il caso. Ha visto i due elementi, i due fratelli? Abbiamo visto questo ragazzo? Bene, perfetto. Allora, avvocato, lei come spiega? Allora, questi ragazzi, come ho detto, perché io voglio anche capire con lei questa storia. Sì. Allora, questi ragazzi, tutti e due i fratelli, lo hanno talmente massacrato di botte, lui era intervenuto per difendere un amico, sì, ecco, che appunto l'autopsia dice non si può neanche fare perché dentro non c'è più niente. L'ergastolo, dall'ergastolo a 20 anni, non è che cominci a influire anche la carnagione scura, forse, avvocato, perché ho anche qualche dubbio, comincia a venirmi qualche dubbio a questo punto, ma ho molti dubbi. Allora, intanto devo concordare col sindaco, cioè non conosco nemmeno io nel dettaglio le motivazioni, la notizia è recente e non abbiamo avuto il tempo e il modo di leggere perché i giudici hanno ritenuto di non assolvere questi due ragazzi, di ridurre la pena a 20 anni. Allora, sempre perché io seguo una certa mia linea, una certa mia filosofia di lavoro e sono i principi ai quali io ispiro la mia attività, la giustizia non è vendetta.
Lo dico a te, a lei, insomma a te, lei, sì, ci diamo del tu in realtà, ma insomma sì, diciamo di lei è più corretto dal punto di vista del galateo televisivo. La giustizia non è vendetta, la vendetta non ha ospitalità in un paese civile. Quindi non sto dicendo che sia giusto aver ridotto la pena a 20 anni, perché non lo posso dire, non lo so, ma dico che i giudici, per esempio della Corte di Cassazione, i giudici sono giudici severi molto spesso, non sono giudici lassisti, tolleranti o ipergarantisti. Quindi avranno trovato delle motivazioni, i loro avvocati avranno evidenziato delle circostanze che hanno convinto i giudici che non meritavano 20 anni, che non meritavano l'ergastolo. Io personalmente sono contro l'ergastolo, perché costringere una persona a stare tutta la vita all'interno di un carcere è contrario ad ogni principio, perché ogni persona, ogni cittadino ha il diritto, diciamo, di una seconda, quantomeno di una seconda possibilità, e di dimostrare di aver compreso la gravità del proprio gesto. Se uno subisce l'ergastolo, in realtà può uscire lo stesso per una serie di meccanismi che adesso non sto qui a spiegare, sono molto complessi, ma insomma può uscire lo stesso prima della morte. Ripeto, cerchiamo sempre di non declinare il sistema giudiziario come un sistema che assicura alla vittima la vendetta nei confronti dell'aggressore. Allora, è vero, non si può continuare a parlare, perché si potrebbe parlare di vendetta, ma questo ragazzo non ritorna più, è morto. Allora, la vendetta contro la morte di questo ragazzo, che aveva tutto il diritto di vivere, che non aveva fatto assolutamente, anzi, proprio è morto perché ha cercato di difendere un suo amico. Allora, la morte conta meno della vendetta. Ma questa non è una vendetta, avvocato, è giustizia. Cioè, questi l'hanno massacrato e questi genitori chiedono giustizia, perché suo figlio, questa mamma ha detto: tanto mio figlio non me lo ritornerà più nessuno. Pensate, questa mamma che parole importanti ha detto. E si parla, non si può fare vendetta. No, io non dico di fare vendetta, io butto via le chiavi, stai dentro, là ti fai la tua vita, là tutti e due. Perché tanto è vero che non solo loro, poi leggeremo bene, ma penso che questa sia la storia, inutile passare il cerino, questa è la storia, anche dei complici che hanno preso altri 20 anni, perciò c'è tutto più persone che hanno commesso questo di fronte a un ragazzo che veramente non aveva fatto niente. Ma si può, come fa il cittadino? Cittadino anche intelligente, che ragiona, che fa uno più uno, accettare una sentenza del genere, una morte del genere. Questa ragazza che ha ucciso che ha distrutto 3 famiglie, perché ci sono più famiglie, perché era mentalmente squilibrata, ma era un pezzo che girava con questi squilibri, andava fermata, perché dal primo momento che tu vedi che questa persona non è in sé, che guida una macchina anche potente, che guida a una certa velocità, non è... Sindaco, come ha letto lei? Ecco, se fosse successo nel suo paese, che magari fosse stata fatta questa segnalazione, si mancherebbe, non ce l'ho col sindaco, che è anche un amico, poi oltretutto di Santo Stefano di Cadore, ci mancherebbe, però sono comportamenti che ormai bisogna veramente fermarli, perché guardate che uno gira col coltello e esce dalla macchina solo perché non rispetta uno stop, da una coltellata, muore sempre quello più debole, non si sa perché, loro non muoiono mai, se la cavano sempre. Cioè, come si fa a fermare? Perché ne abbiamo tutti i giorni di queste persone, tutti i giorni. Lei come sindaco, ecco, cosa chiederebbe? Ecco, come se si sente impotente, avrebbe bisogno di più uomini, avrebbe bisogno di una certezza della pena. È perché abbiamo visto anche gli scioperi della polizia, non ne possono più, non hanno i numeri, non ce la fanno più, li arrestano dopo 5 minuti, sono già fuori, rischiano la vita. Prego, sindaco. No, allora, io ho seguito ovviamente con le notizie che si possono avere da TV e stampa l'episodio, e è chiaro che questa ragazza era problematica in qualche maniera. Bisogna capire le segnalazioni fatte o che c'erano, se aveva un fascicolo, anche il livello dei problemi, se era seguita da qualcuno. Io posso, da sindaco, immaginare che
nessuno potesse prevedere una reazione del genere, sempre che venga appurato che è stato un gesto volontario, che non abbia perso il controllo della vettura, non fosse distratta dal cellulare, perché mi sembra che in realtà stiano ancora appurando cosa possa essere successo. A me, se non concesso, che non ha frenato, è andato addosso a queste persone, purtroppo. Sicuramente, col senno di poi, sentendo parlare che la ragazza aveva in macchina da qualche giorno, che non sapeva gestire la rabbia, che adesso è in isolamento, non può vedere, ho letto prima, neanche i familiari, probabilmente c'era un background pesante, diciamo gravoso, alle spalle di questo soggetto. Bisogna vedere chi lo seguiva, di sicuro non era il comune dove c'è stato l'incidente, tra l'altro era straniera, quindi è anche difficile per un'amministrazione, un sindaco, una giunta, è imprevedibile questa roba qua. Quindi io non so se ci fossero state delle segnalazioni nei giorni precedenti che c'era una ragazza che bivaccava, ma anche se ci fosse una segnalazione adesso che vengono qua e mi dicono c'è una ragazza che sta dormendo in macchina in un parcheggio, cosa fa il sindaco? Chiede alla polizia locale di fare una verifica. Magari si va lì, si chiede, ma non è che si chiede il fascicolo sanitario della ragazza che dorme in macchina, giusto per farvi capire come funziona, una chiede come mai stai dormendo qua in macchina, cosa stai facendo, una può rispondere, ma mi sono fermato, sono di passaggio, devo ripartire, la polizia locale può dire, vabbè, vabbè qua non si bivacca, non è che possiamo chiedere un fascicolo per capire cosa ha alle spalle la ragazza e neanche si va a fare un gatto. No, ma il problema è un altro, perché se non andiamo al nocciolo, cioè questa non era che bivaccava, questa aveva dato da diversi giorni, da un periodo, segni di squilibrio. Punto. Cioè non è che bivaccasse, fosse tranquillamente seduta in macchina, che non dava fastidio a nessuno. Questa disturbava il paese anche con azioni piuttosto alterate. Allora io mi domando, e anche a certe velocità, almeno così si è letto, ecco, percorreva questi paesi. Allora sindaco, mi scusi, se uno bivacca mi va anche bene, perché non fa male a nessuno, poveretta, abbiamo visto. Però, contestualizzare, sa, forse non mi sono spiegato. Non dico che lei doveva intervenire o il sindaco doveva intervenire, dico che qualcuno deve finire di lasciare liberi queste persone che stanno facendo del male a tutta la comunità, punto. Se una è squilibrata va messa e va curata e non girare tranquillamente per paesi e città così senza nessun problema. Non è possibile, perché qua poveretti hanno perso la vita tre persone che non ritorneranno più. Abbiamo Rinaldo da Venezia, vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi occhi. Ciao, scusa ti ho fatto aspettare, ma sono considerazioni importanti. Va bene lo stesso Mirella. Mi lo voglio studiare, all'avvocato mi dico, mi lo voglio studiare, però ho 80 anni e l'ho visto di tutti i colori. E una roba come che così adesso, una cattiveria di coppare la gente, perché è il bullismo. Allora, impariamo dagli arabi, da gente che ne ha, uno che copa, gli taglia il cuore, o gli picca, ma cosa? No, è l'ergastolo che va via. Ti dà copa a me, ho 80 anni, si copa se non ne vuole. Se la colpa era qualcosa, è colpa mia, anche se non era. Ma perché devo da dire, bisogna che abbiamo un'altra possibilità? Anzi, a me, che così sempre era al mese di pensione, possibilità non mi dà nessuno. E ora, cosa vuol dire? Ma aiutiamo i Lazzaroni e così implementiamo e a delinquenza. Ho un papà che le copa, moglie, figlio, è denaro, una tragedia per lui, che si porta avanti per tutta la vita. È il buonismo, se non ce ne va a qualche, mi andavo a vedere i processi perché ero rialto. Quando che ti ora andavo a vedere i processi, e ora, un po' lì, quando mi vedeva che non aveva sei, è l'avvocato che diceva merito al onore della corte. Quando che era una persona importante, andava avanti 8 ore a fare il processo. Cosa vuol dire? Perché che purtroppo il sei va avanti con tutto. Uno che era grana, che quanti politici, gente che avevano, io non sento processi, non gli va a pagare niente. Allora, è la legge italiana, è come una padella piena di bugi, e fa acqua, ma tanta acqua, tanta linea fa. E quando che uno fa queste robe, non cos'è il buonismo, non cos'è la seconda possibilità. Negato fa il figlio, la moglie, ma anche si bisogna dire.
Isabella era. Ma questo qua, se era tuo padre, con 35 volte aerea, non è stato scato amato, 35 volte aerea, ci sta di lei. Ma è vergognoso, è vergognoso perché va e come la gente, purtroppo, ma come, non la perdonare, ma perdonare cosa? Non sei vincita, ti dico a mia madre, mio padre, ma sei vergognoso, perché è caparare le gambe, i permessi prendi. Ho fatto 2 anni di militare, mi sono stata 3 volte perché ero a campo. Adesso mi darà i permessi premi a un ragazzo. Cara Mirella, che è a sua lavorare. Buongiorno ai tuoi ospiti e ciao Mirella, hai ragione. Grazie, grazie. Rinaldo, io non voglio che la pensiate come me, ci mancherebbe altro, io faccio delle riflessioni a voce alta, posso sbagliare, per carità ci mancherebbe, no, no, non è giusto quello che ho detto per qualcuno, per altri magari forse sì, il problema è che in Italia non vediamo la giustizia che vogliamo, ecco il popolo non vuole, non vede più che altro avvocato la giustizia che vorrebbe, che è la certezza della pena, che non c'è la certezza della pena. Avvocato Pietrobon, cosa mi dice? Allora, che non arriva sta certezza della pena. Mi può consentire una battuta, cara, certo. Mirella? Allora, ma non è per... non me la prendo col Presidente del Senato, La Russa, diciamo. È in generale, è esemplificativo di un atteggiamento un po' molto italiano. Il Presidente La Russa appartiene a un partito che ha sempre fatto del rigore, della giustizia, dell'ordine, della sicurezza, una delle sue bandiere. E La Russa è intervenuto adesso invocando la presunzione di innocenza finché non è colpevole, eccetera, perché era suo figlio. Non so se mi sono spiegato. Quindi, quando si parla di queste cose, di queste persone, questa la politica che parla della giustizia, parla sempre una volta in un senso e una volta nell'altro, a seconda che siano coinvolti i propri interessi o meno. Quindi accantonerei ciò che dice la politica, perché purtroppo, e in questo sono d'accordo con lei, non è credibile. La giustizia, la certezza della pena, è invece è un'esigenza che lei solleva e per la quale ha perfettamente ragione. La certezza della pena è una garanzia non solo per il cittadino che vede lo Stato intervenire a punire, ma anche per chi ha commesso il reato. Chi ha commesso il reato deve sapere che si arriva in tempi ragionevoli, e qui purtroppo mancano i soldi, parliamoci chiaro. Leggevo adesso che chiudono le scuole perché non ci sono le palestre nel nord-est, schiacciato dalla crisi. Ex ricco nord-est. Bravissima. Chiudono le palestre perché devono mandarli a Paderno o non mi ricordo dove, leggevo ieri su un giornale locale. E quindi non ci sono i soldi, ma la certezza della pena è una garanzia per tutti, per il cittadino, per il magistrato che se no pesta l'acqua nel mortaio, vede il suo lavoro vanificato dalla prescrizione o dalle lungaggini della lunghezza del processo, ma anche per l'imputato. Allora, prima di sentire cosa ne pensa il sindaco Gianluca Piva, sindaco di Ani, andiamo in pubblicità. E siamo con l'avvocato Stefano Pietrobon, avvocato penalista di Treviso, assieme al sindaco di Ania Gianluca Piva, che adesso commenterà sia la telefonata di Rinaldo che quello che ha detto l'avvocato Pietrobon. Prego, sindaco. Sì, allora, volevo completare intanto il ragionamento di prima velocemente. Allora, io ho detto che non è che sta ragazza con evidenti problemi, a quanto sembra, cioè, il problema era intercettarla e capire quali segnalazioni erano arrivate. Adesso io non lo so, quindi non posso né esprimere un parere che sia fondato su delle certezze, ma solo su quello che sento in TV, ripeto, e stampa. Quindi io non so se le segnalazioni erano state in un solo comune, in più comuni, quindi diventa anche difficile poi gestire. Se si tratta di un solo comune, allora c'è una sola amministrazione coinvolta, un sindaco, degli assessori, una polizia locale, una caserma dei carabinieri, magari è una cosa. Se si tratta di più segnalazioni, bisogna vedere anche il livello, la gravità delle segnalazioni.
questo ho detto, chiaro che quello che è successo è una tragedia immensa e ha distrutto più di una famiglia, perché in realtà è una famiglia, insomma, compresi suoceri, nonni, eccetera, eccetera. Però diventa anche difficile intercettare queste cose finché non succedono. Adesso, con un senno di poi, abbiamo visto che aveva un fascicolo, che aveva dei problemi, che quindi adesso diventa anche facile esprimere dei giudizi. Sull'altra cosa, come ho detto, e lo ribadisco, io sarei per il garantismo giuridico finché non c'è la condanna. Dal momento in cui c'è la condanna, ovviamente a seconda del tipo del reato, nella fattispecie di cui si parlava all'inizio puntata, sì, per come la vedo io, non come sindaco, come persona, prendo e butto via le chiavi. Questo è evidente. Sull'altro episodio che citavate poco fa, la politica che si intromette, il figlio della russa, lì posso capire da padre che lui ovviamente si senta coinvolto e che cerchi di giustificare. Adesso bisognerà capire cos'è successo, perché la notizia è notizia, ma in realtà bisogna capire cosa è successo realmente. Che è chiaro che fa notizia che il figlio del Presidente della Camera possa essere coinvolto, e quindi ne hanno parlato tutti i telegiornali e tutti i quotidiani, però bisogna vedere realmente cosa è successo. Sulla certezza della pena, sempre non da tecnico, ma da persona, ma neanche da sindaco, perché alla fine si tratta di una percezione. La certezza della pena è una cosa dovuta, non è una cosa eccezionale, è quella prevista dalle leggi penali, quindi semplicemente che la giustizia sia, che l'iter sia veloce e rapido, come ho detto prima, non ci siano prescrizioni, in maniera da arrivare alla conclusione di quello che è un percorso di valutazione giuridico. L'importante è che ci siano, che si riesca, non deve essere nulla di eccezionale, è semplicemente quello che è previsto dalle leggi penali, tutto qua. È vero, sindaco, quello che lei ha detto, nel senso che bisogna capire bene la situazione, però bisogna anche capire che questo cittadino è con le spalle al muro, perché non ha sicurezza da nessuna parte. Io ho anziani, diversamente giovani come li chiamo io, che non hanno più neanche il coraggio di uscire a portare le immondizie dopo le ore 17. Perché sono riusciti a includere talmente tanta paura, e tanta paura specialmente del diverso, perché questo bisogna dire quello che è, che questi vivono questa situazione, anche se io dico e continuo a dire, per carità, mi può capitare di tutto e di più, non dico, anche perché mi è già capitato alle 15 del pomeriggio, non a mezzanotte o alle 2 di notte, che vivo in una città tranquilla. Questo continuerò a dirlo, avvocato, finché avrò voce, perché io che so e che vivo situazioni anche diverse, e basta spostarsi pochi chilometri da Treviso per capire che la delinquenza e la violenza regna sovrana in qualche luogo, e là devi veramente stare attenta, che vivo in una città tranquilla. Poi ognuno bisogna capire cosa vuole per tranquillità e come si sente tranquillo e con chi. Però la mia sensazione è questa. Lei vive a Treviso, sembra di vivere una città che fa paura, che hai paura di uscire, che hai paura di incontrare delle persone violente. Cioè, qual è la sua sensazione? Anche da avvocato che gira, che vede, che poi va nei tribunali e vede cos'è la delinquenza, ecco, la cattiveria, perché là vedete tutto, là li vedete veramente, là non si sbaglia, prego. Allora, sì, no, Treviso è una città fondamentalmente vivibile, e lo dimostra in parte il fatto, l'aumento dei prezzi degli immobili. Ci sono molti, molti cittadini che vengono a stabilirsi a Treviso ad acquistare immobili in centro, anche dal centro Italia. Conosco delle persone che sono venute qua, magari arrivati alla pensione, evidentemente vedono in Treviso una città vivibile. E basta andare nella zona di Via Piave a Mestre, mi spiace per gli amici veneziani e mestrini, però obiettivamente, proprio l'altro giorno anche la mia signora rientrava, è uscita dalla stazione a Mestre e si è fiondata su un taxi perché ha percepito un clima abbastanza, ed è vero. Certo, l'ho provato anch'io. Quindi ecco, va detto che certe situazioni si possono combattere. Io mi onoro di appartenere alla Rotary Club, che ha aperto una casa di accoglienza proprio in quella zona,
è una presenza sul territorio, non delle, necessariamente delle forze dell'ordine, una presenza di normalità, di accoglienza, di tolleranza, ma non perché è della mia, del club di cui faccio parte, ma perché obiettivamente credo che sia stata un'iniziativa meritoria. Certo, ci sono situazioni dove il cittadino è evidente che avverte questo senso di insicurezza e mi dispiace. Non è forse buttando via la chiave che sì, ma per esempio aumentando gli organici della polizia. Anche ieri ci si lamentava a Treviso, e io lo so perché ogni tanto frequento i locali della questura di Treviso, se li comparo ai locali di 15 o 20 anni fa sembrano vuoti. Esatto. In ogni stanza c'erano due o tre persone che lavoravano, ispettori della squadra mobile in particolare, quella con la quale mi relaziono di più, oggi una stanza su due è vuota e non sono a casa in malattia. Anche perché, sindaco Agna, io ieri ho avuto anche con la Donca, il presidente della MOM di Treviso, ecco, il quale ha telefonato anche il nostro direttore Luigi Baccialli in diretta, perché oltre a questo abbiamo questi ragazzini che una ne pensano e cento ne fanno, ma ai danni di tutta la comunità. Parlare di atti di vandalismo, di arroganza, di prepotenza, di minacce che subiscono questi autisti poveretti che stanno cercando di fare il loro dovere. Allora io a un certo punto ho detto: non è il caso che forse impieghiamo l'esercito negli auto, nel senso l'esercito, visto che lo paghiamo anche, ne abbiamo ancora qualcuno, e quando vogliono lo tirano fuori. Abbiamo visto Venezia, è stata una dimostrazione che c'era il carro armato con questi ragazzi, ma non quanto perché ormai il cittadino ha paura di salire addirittura nei mezzi pubblici, ha paura di salire nei mezzi pubblici. Un piccolo branco di cretinetti che tiene in ballo 100 persone su una corriera, su un autobus, impotenti di intervenire. L'autista diceva con la Don: devi intervenire. No, io ho detto: per me non deve intervenire l'autista. Ma che discorsi sono? Ma sono addestrati a questo? No. Una volta, che eravamo molti di più, sindaco, in tutti gli autobus, c'era il controllore, in tutti gli autobus. Adesso mi dicono che non si può mettere nessuno, che non c'è la possibilità di mettere, ma come? Si potrebbero creare dei posti di lavoro, dico io, magari anche col mondo della disabilità. Non è che questi devono sparare, devono solo, ecco, segnalare se c'è qualcosa che non funziona, ma devono essere supportati dalle forze dell'ordine. Perché se, come in Inghilterra ha detto il nostro direttore Baccialli, prima di salire sull'autobus non hai il biglietto, non sali perché te lo impediscono, se dopo 20 secondi che c'è la segnalazione arriva la pattuglia, qua non ci siamo proprio. Sindaco, lei è anche di centrodestra, allora una volta si diceva la sinistra è troppo buonista, adesso c'è la destra, adesso dovete fare, agire, perché sennò il cittadino con le telefonate che ricevo dice: ma non vi voterò più perché non vedo risultati. È vero che è da poco che siete, però veramente i cittadini hanno bisogno di risposte. Lei è un sindaco, perciò è in prima linea. Prego. Sì, ma quello di avere una gioventù un po' troppo esuberante, uso questo termine, è una cosa molto diffusa tanto nelle città quanto nei paesi piccoli o medio piccoli come può essere il nostro, e è un problema di educazione familiare, educazione civica, di rispetto anche delle cose altrui, della cosa pubblica. Siamo noi genitori comunque che dobbiamo prima di tutto agire con i nostri figli, e parlo con senno di causa perché ne ho tre, di cui uno di 18 anni, uno da 16, quindi conosco benissimo il mondo che loro frequentano, e vedo, sbagliamo noi, cioè io insomma a 50, mi ricordo, ho 50 anni, mi ricordo quando andavo in corriera, quando andavo a scuola, superiore, all'università. Comunque ho la sensazione che ci fosse più rispetto per le cose, non solo perché c'era più controllo o meno controllo, ma perché forse noi abbiamo ricevuto un'educazione più rigida a livello familiare. Poi, presi dallo stress quotidiano, dalle mille cose da fare, dalla
società frenetica e quant'altro, forse siamo noi i primi a sbagliare, a non trasmettere una certa rigorosità ai nostri ragazzi. Sindaco, le interrompo un secondo, se non mi cade la linea, che ha fatto fatica a prenderla Giusy, mi sembra. Ciao Giusy. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Ascolta Mirella, prima parlo con te, dopo chiedo una cosa all'avvocato, posso? Prego. Allora, ieri che c'era il dottor Gerosa, sì, io sapevo che stavo parlando con eccellenza mondiale, ma mi è venuta così spontanea di conversare con lui, perché è un personaggio che lo vedo sempre in televisione e è un personaggio proprio all'altezza, insomma, che sa ascoltare. E siccome ho detto che mi è venuto da ridere, Mirella, ti ho visto ti ridere quando che ho visto la registrazione, mi avevo ascoltato tre volte, ho detto ma cosa voglio fatto? Ma tanto che l'ho trovato, ho detto è il professor che si anche alla buona e anche a Mirella, ho detto chi me ha a dire, ragazzo capio. Comunque chiedo scusa se per caso sono intervenuto in questa maniera qua, ma va bene. E poi chiedo all'avvocato Pietro Bo, allora due conviventi, avvocato, possono chiedere una delega perché se per caso uno dei due va all'ospedale per informazioni, per decidere per qualche intervento, devono farsi una delega uno per uno? La ringrazio, avvocato. No, non è stata chiara la Giusy. Praticamente se uno va all'ospedale non può fare le cose che faceva normalmente perché è ricoverato, se un familiare con una delega può fare le cose, magari, non so, di certa privacy che viene superata. Dipende dal tipo di adempimento che deve, esatto, svolgere. Se deve andare in banca non basta una cosa, ci vuole una delega scritta sul modo. Faccio per dire, sì, per chiedere una cartella clinica, mi pare che un parente, dimostrando di essere un prossimo congiunto, può chiedere la copia della cartella clinica. Dipende dal dato, dall'informazione o dall'adempimento che deve compiere. Di più è molto ampio la sua... Anche perché anche Giusy mi sembra che poi ieri non hai fatto niente, anzi assolutamente, ecco, la fortuna è che metto a disposizione proprio delle persone, dei miei, io li chiamo opinionisti, delle eccellenze che abbiamo nel territorio, e questo confronto è molto bello perché non è facile averle, neanche, ecco, interloquire con loro così, e devo dire che sono delle persone fantastiche, sono delle persone, abbiamo delle eccellenze che poi quando si confrontano con i cittadini è una cosa veramente meravigliosa, sanno spiegare, sanno ascoltare, queste sono le nostre eccellenze che dobbiamo valorizzare. Vai Nadia! Sì, ciao Mirella, ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, volevo tornare sul fatto di Angelica, quella di Santo Stefano. Sì. Allora, era stata fermata e hanno detto a Bolzano che aveva delle armi, delle cose nello zainetto, un martello, l'hanno fermata. Ma allora dovevano fermarla definitivamente? E da quello che ho letto era andata anche in Grecia. Era due mesi che girava per lungo e largo. Hanno aspettato che facesse queste cose, non si erano accorti. Grazie, arrivederci e buona giornata. Grazie. Nadia, prego, avvocato Pietro Bon. Certamente se, adesso in queste notizie, cara Nadia. Ecco, lei pensa che gli avvocati leggano le notizie della cronaca giudiziaria e della cronaca nera, in realtà molto spesso, almeno io, la salto perché è già il mio lavoro, preferisco la cronaca rosa piuttosto o la cucina, ma a parte la battuta, certamente se questa persona è stata fermata e aveva a bordo degli strumenti, come viene definito dalla legge, atti ad offendere, cioè strumenti che possono essere utilizzati per aggredire le persone, certamente andavano sequestrati, perché, ecco, e magari si potevano fare delle segnalazioni nel comune o presso l'autorità di sanitaria o di polizia del luogo in cui era stata trovata,
e magari si cominciano ad accumulare nelle banche dati della polizia delle informazioni su questa persona, di modo che la volta dopo viene fermata, la polizia la ferma lì, guarda i documenti, consulta queste banche dati online, perché la polizia lo può fare già dall'autovettura di servizio, vede che c'è già stata magari una segnalazione, che non è così semplice, cioè non è che io se vedo una persona che gira con un martello la sbatto in galera e butto via la chiave, certo. E nemmeno posso fargli un trattamento sanitario obbligatorio, che sono quei provvedimenti che può adottare il sindaco. Però certamente quando cominciano ad esserci due o tre segnalazioni si forma un quadro di indizi, di elementi che avrebbero giustificato un provvedimento cautelativo, quantomeno contenitivo di questa persona. A quel punto si poteva fare, convincerla a fare una visita, insomma tante cose si potevano fare certamente. Mi pare in complesso che ci sia stata generalmente, ma non ce l'ho col sindaco di Santo Stefano, che probabilmente ci mancherebbe. È stato l'ultimo. Anzi, salutiamo Meneghetti, probabilmente è una persona. È stato probabilmente, che... è capitata lì quella sera e adesso ha la sfortuna di dover anche lui in qualche modo gestire questa informazione. Però se in passato c'erano state delle trascuratezze, beh, spero che le accertino, almeno per evitare che in futuro ci siano altri casi analoghi. Allora, sindaco Piva, come ci saluta? Come ci salutiamo? Ci salutiamo auspicando che le cose si sistemino un po', ma in realtà credo avremo ancora qualche periodo un po' buio, se posso definirlo così, su vari fronti, perlomeno parlo dal punto di vista amministrativo, ovviamente, su vari fronti. Non ultimo quello degli sbarchi, che non so, insomma, avete visto, guardavo il dato prima, quest'anno siamo a 73.414 al dato di ieri, e allo stesso periodo dell'anno scorso eravamo meno della metà. Anche noi siamo stati convocati domani in prefettura a Padova, perché va gestita questa cosa. Però mi spaventa, perché sapete che nella nostra zona qua, Agna, Conetta, San Siro, questa zona qualche anno fa, non tanto tempo fa, perché stiamo parlando di fine 2018, quando siamo riusciti, insomma, in qualche maniera a venire fuori, ha sofferto per una accoglienza gestita con poca progettualità. Quindi io auspico adesso che si riesca a trovare un'intesa tra i vari comuni, io parlo di quelli della provincia di Padova ovviamente, ma è auspicabile per tutto il Veneto, perché i numeri sono importanti. Con questo trend raggiungeremo sicuramente, e credo anche supereremo, il livello di sbarchi censiti, tra l'altro, censiti. Del 2016, 17, 18 sono stati anni con numeri elevatissimi, auspicando di non trovarci ancora con qualche hub, perché vi ricordate l'hub di Conetta, l'hub di San Siro, insomma è stata una fase molto critica per tutte le nostre comunità, non solo dal punto di vista amministrativo, quindi sindaco, giunta, consiglieri, cioè la comunità ha sofferto, perché comunità piccole come le nostre ci siamo trovati, insomma, scaraventati, migliaia di persone, erano, giusto per dire migliaia, siamo arrivati a 1.600-1.700 a Conetta e circa 1.000 a San Siro, un totale di 2.700 persone accolte. Bene, sì, bisogna capire cosa vogliamo se vogliamo diventare grandi in questi paesi, perché tutti chiedono manodopera, chiedono persone, perché noi purtroppo con la denatalità non facciamo neanche più figli, faremo la fine degli Inca se continuiamo così. Bisogna capire come vogliamo diventare grandi, sindaco, perché bisogna capire, ecco, che forza lavoro vogliamo, se la vogliamo, chi vogliamo, perché sennò non ne andremo di sicuro fuori. Avvocato, come ci saluta? Mi saluto, mi rilascio quello che ha detto il sindaco, cioè, è un problema mondiale, è un problema enorme. È un problema con il quale ci si deve confrontare, soprattutto sul piano amministrativo, non sul piano della giustizia, certo. Perché questa immigrazione selvaggia, nel senso, io esprimo la massima solidarietà verso chi lascia la propria terra, rischia la vita per arrivare e trovare una vita migliore, però alimenta anche la diffidenza, la paura, le certo. reazioni che a loro volta provocano controreazioni. Quindi nervi saldi e barra dritta, e informare i cittadini per il meglio.
Grazie, grazie anche all'avvocato Stefano Pietrobon, avvocato penalista di Treviso, grazie a Gianluca Piva, sindaco di Agna. Mi raccomando, Di Sergia, sindaco che ogni tanto chiama e si sente abbandonata, io invece rispondo che sono sicura che non è abbandonata, mi raccomando. Grazie sindaco, grazie, grazie avvocato Pietrobon, grazie pubblicità. Grazie. Allora vi presento subito altri graditi ospiti, abbiamo in presenza Margherita Grigolato, responsabile politiche inclusive CGL del Veneto, grazie, grazie Grigolato di essere qui con noi, grazie. Abbiamo collegato anche da San Donà di Piave l'avvocato Luca Pavanetto, cassazionista, referente anche utenti servizi bancari e finanziari, buongiorno avvocato, grazie di essere qui anche a lei. Questa mattina buongiorno. Ho tanti avvocati perché ho bisogno di avvocati e fra poco mi arrestano nel vero senso della parola, però ecco io voglio vederci chiaro perché siamo in confusione totale con la giustizia, non riusciamo a capire perché non arrivi questa certezza della pena, ecco perché si fa così fatica ad avere giustizia, 3 gradi di giudizio, poi se riesci hai tanti soldi e buoni avvocati arrivi anche alla prescrizione, quando arrivi là si cancella tutto. Allora avvocato Pavanetto, cosa ci racconta? Perché in questi fatti anche di questi giorni, poi parleremo anche di banche, che sembra che adesso ci sia un nuovo ristoro. Ecco, perché non arriva la certezza della pena che sarebbe quella che veramente mette fine e dà giustizia a tante famiglie, a tante persone? Prego, avvocato. Perché viviamo in un sistema, buongiorno intanto Mirella e buongiorno a tutti coloro che ti seguono, viviamo in un sistema che è assolutamente garantista, ragionamento che io e te abbiamo fatto diverse volte, ma che meriterebbe di essere approfondito non un giorno, ma 365 giorni. Perché se confrontiamo il nostro sistema, che è assolutamente garantista nei 3 gradi di giudizio, con sistemi molto più spicci, come potrebbero essere quelli della common law, i sistemi anglosassoni o americani, vediamo che sì, noi siamo garantisti e la pena non arriva mai o a tutti i suoi contemperamenti. Dall'altra parte hai pene molto più spicce, ma c'è la probabilità di incorrere anche molto più alta in errori giudiziari. Ecco che quindi il nostro è un sistema che è troppo garantista, nel senso che avrebbe bisogno di correttivi, e i correttivi sono quelli che tu hai appena segnalato, cioè la certezza della pena, durata di un processo che sia equa, siamo già stati più volte condannati anche in sede europea per la durata di quelli che sono i nostri processi, e quindi dobbiamo uscire dal letargo di un garantismo assoluto per farne, secondo me, un garantismo più moderno, con processi celeri e con sentenze certe che soprattutto diano al cittadino la sacrosanta certezza di una pena e soprattutto di una tutela piena. Allora, Margherita Grigolato, quello che veramente ci fa rimanere veramente scioccati, offesi, che specialmente queste donne la stanno pagando in maniera violenta, questa certezza della pena che non c'è. Questi uomini che veramente hanno ancora più chance, nel senso che è la donna che deve lasciare la casa con i figli dopo che è stata magari anche massacrata di botte o anche psicologicamente per anni torturata, perché le violenze verbali fanno più male delle volte a noi donne di quelle fisiche, ma che continua a non sentirsi sicura. Penso a quel caso di poco tempo fa di questa donna che, nonostante le denunce, non si fidava, non aveva paura, si è suicidata perché non c'è sicurezza. Tanti femminicidi, tante associazioni, tante proposte, ma alla fine la donna è sola, non c'è l'alternativa alla panchina perché non c'è la certezza della pena. Prego Grigolato. Non c'è ancora la certezza della pena, anche se sono stati fatti parecchi passi avanti, nel senso che anche in Regione Veneto ci sono molti sportelli per l'attenzione delle donne, per le donne che sono vittime di violenza, e certamente bisognerebbe fare di più per la prevenzione. Poi per la questione che ha citato lei della certezza della pena, è vero, perché se abbiamo ascoltato anche nei
nei giorni scorsi di donne che appunto riescono ad avere, trovare il coraggio di denunciare, di andare a qualche sportello antiviolenza e sono loro costrette ad andare in una casa alloggio protetta, nascosta, che non è conosciuta ovviamente al maltrattante, e mentre lui, anche se ha la sentenza di non avvicinamento, può agire, a vivere indisturbato. Sì, questa cosa mi ha fatto pensare, in effetti, è come se io la giro nella violenza nel mondo del lavoro. Quando succede una molestia nei posti di lavoro, una molestia sessuale nei luoghi di lavoro, spesso e volentieri sono le donne che vengono allontanate e non tanto il molestatore. Ultimamente c'è un'acquisizione di maggiore attenzione rispetto a questo e quindi in alcuni casi è stato licenziato il molestatore, in altri casi è stato spostato non solo di reparto ma addirittura di nucleo produttivo. E questo è già un inizio. Certo, sono d'accordo con lei, bisogna fare di più, non solo per la certezza della pena, per il fatto che la pena venga comminata ad anni di distanza, perché nel caso che abbiamo anche visto nei giorni precedenti, il personaggio è stato incolpato e ha avuto una pena di tot anni ed è ancora a piede libero e deve ancora risarcire anche economicamente la donna e i figli di questa donna. Poi ovviamente ci sono corsi e i corsi e i ricorsi in giustizia e quindi è determinata la questione dal nostro grado, dal nostro modo, dalla nostra giustizia com'è fatta, però è vero che c'è questa problematica. Allora andiamo a Padova, andiamo a vedere questo servizio diritti fondamentali, sentiamo di cosa si tratta e poi lo commentiamo, andiamo a sentire. Si chiama Unifor Justice e vede insieme Università di Padova e Treviso, avvocati e giudici dei tribunali delle due città, ma anche quelli di Rovigo. È una ricerca i cui risultati verranno presentati anche all'estero, già in questi giorni in appuntamenti europei con giuristi e docenti, con uno scopo ben chiaro: aiutare la macchina giustizia a funzionare meglio, far applicare le leggi accelerando i procedimenti, dare un sostegno concreto ai tribunali. E così per mesi ricercatori di Padova e Treviso, ma anche avvocati e giudici, hanno raccolto dati e tracciato le priorità. Allo scopo, nello specifico della linea di ricerca che ho condotto io, l'effettività della tutela dei diritti delle persone in alcuni ambiti specifici, il diritto di famiglia, il diritto delle successioni e il diritto delle persone vulnerabili o fragili, quindi minori, anziani e disabili. Le leggi vanno scritte meglio, l'organizzazione pratica delle corti deve essere più snella, solo così la giustizia potrà migliorare. Treviso ha avuto un ruolo molto importante, attivo, perché il Tribunale Civile di Treviso, in particolare i giudici del Tribunale Civile e in particolar modo anche il suo presidente, hanno avuto un ruolo estremamente importante. Quanto alle cosiddette famiglie arcobaleno, all'intervento dei giudici in alcune sedi come Padova e alla discussione in corso, il sentiero da seguire è chiaro. Gli strumenti per far sì che le persone siano tutelate in maniera effettiva nel perseguire ciò che la Costituzione prevede, cioè il fatto che l'ordinamento riconosce alle persone, non attribuisce i diritti fondamentali, sono tutti e ci sono nelle mani dei giudici. Avvocato Pavanetto, come commenta questo servizio che abbiamo sentito? La strada è lunga da fare ancora, prego. Sì, la strada è lunga, però i segnali ci sono di un inizio percorso, sono anche segnali buoni, perché è evidente che chiunque fa parte del sistema giustizia, l'amministra, collabora, comunque tutti noi ci rendiamo conto che un cittadino, un cliente scontento per la durata del processo, per l'incertezza sulla pena o per qualsiasi altra questione che sia attinente a un qualsivoglia motivo legale, è un cittadino che nutre una sfiducia assoluta e tutti noi dobbiamo fare del nostro meglio. È ovvio
ovvio che se si muovono tribunali, si muovono università, si muovono avvocati e giudici, è altrettanto chiaro che la strada si sta cominciando a percorrere. Mi interessava, Mirella, precisare una questione sulle violenze di cui hai accennato prima, perché secondo me è proprio questo il sistema vero. Qualcuno dice che il mondo è un posto pericoloso non a causa di coloro che fanno del male, ma a causa di coloro che stanno a guardare quelli che fanno del male e non intervengono. Mi pare che sia una questione che si attagli proprio. Io ho seguito casi anche per quanto riguarda femminicidi, sono stato anche ad Amore Criminale e proprio per contrastare fenomeni di questo tipo, con un'associazione con la quale collaboro, abbiamo aperto uno sportello anche proprio presso il mio ufficio, in cui due delle mie colleghe insieme a me sono destinate, per dire, notte e giorno a poter dare una mano a queste persone. E secondo me, sai, io credo come te, Mirella, nella politica, delle piccole cose, dei passi che si fanno ogni giorno e del sasso buttato nello stagno che poi si propaga e fa un po' di bene a tutti. Allora, sentiamo anche come commenta Grigolato, prego. Mi rendo, come dire, posso prendere anch'io le parole dell'avvocato per il fatto che ci deve essere più attenzione e io non riesco a entrare in merito, diciamo, all'evoluzione della giustizia, dell'ambito giudiziario. So che come CGL noi cerchiamo di indirizzare le donne che in qualche modo vengono colpite agli sportelli antiviolenza, ma abbiamo anche al nostro interno l'attenzione dei delegati nelle varie aziende a questa problematica e quindi bisogna insomma allargare la rete di tutti quelli che possono contribuire ad aiutare le persone, non solo le donne ci sono, perché ultimamente ci sono parecchie come dire, violenze anche nei confronti di persone che amano persone dello stesso sesso o perché hanno inclinazioni diverse da quelle che il sentire comune vorrebbe per loro. È vero questo, però è anche vero che quando io ho intervistato il ministro Nordio, all'epoca era giudice, quando io gli ho detto le regole del gioco non vanno bene perché queste leggi che ci sono non funzionano, lui ha detto no, non è che non funzionano le leggi, il problema è che bisogna fare prevenzione. Ecco, si parla, allora non abbiamo la certezza della pena e si parla di prevenzione. Avvocato Pavanetto, ma come faccio a fare prevenzione se non ho le strutture per fare prevenzione? Allora non mi arriva la certezza della pena, i giudici dicono, adesso anche il ministro che è diventato ministro, no bisogna fare prevenzione per smetterla qui femminicidi e mettere le donne in sicurezza, ma non solo le donne, le persone, dico io, ma se non mi dai gli strumenti per fare la prevenzione, come faccio a prevenire? Prego, avvocato Pavanetto. Certo, questa apre anche un'ulteriore porta, Mirella, se mi consenti, che è quella di potenziare quello che è sempre stato il fiore all'occhiello della nostra Italia. E sarebbe questo benedetto, meraviglioso terzo settore che secondo me potrebbe fare davvero, se tutelato, curato, potenziato, anche sovvenzionato come si deve, potrebbe essere davvero l'anello che va a sistemare diverse cose. Mi spiego meglio, per me fare prevenzione significa anche essere inserito nel territorio, quelle piccole associazioni o grandi, quelle che possono aiutare nella quotidianità, sono quelle che poi possono intercettare anche i disagi delle persone, perché alla fin fine il disagio più tardi o prima viene comunque manifestato. E qualcuno dice che viviamo in tempi in cui si confonde il reale con il virtuale, ma è proprio questo. E viviamo in tempi in cui l'allucinazione di molte persone, se tu riesci a parlarci, riesci anche a capirla, ma se mi chiudi il terzo settore, non gli dai i poteri o la forza necessaria, o comunque lo tieni sempre in un angolo e lo sbandieri al momento opportuno, quando ti serve, perché magari hanno risolto una situazione di emergenza. È quello secondo me il primo anello che va potenziato. Dopodiché ci sono organizzazioni
la CGIL di sicuro è una di queste che da sempre è inserita nel tessuto sociale e da sempre cercano per i loro associati, ma comunque per interessi anche di natura comune, di portare avanti determinate battaglie. Ecco perché secondo me dobbiamo partire dal basso e da lì secondo me dare l'esempio illuminante anche a coloro che ci governano. È vero, avvocato Pavanetto, però è anche vero che noi siamo stanchi della politica del dire, abbiamo bisogno della politica del fare. Io continuo invece a sentire dei politicanti che parlano e non sento una politica del fare. Prego, Grigolato. Io invece penso che la prevenzione debba essere fatta dallo Stato e si comincia con la scuola, perché... Io non posso arrivare al momento, cioè è corretto nel momento in cui c'è la molestia, c'è la violenza, c'è l'ingiustizia, ma la prevenzione inizia da prima, cioè nel creare rispetto e quindi già alle nelle scuole materne, poi nelle scuole dell'obbligo, eccetera. Lì deve essere inserito per obbligo sia la questione sull'educazione civica, ma sia la questione sul rispetto dei generi, delle persone, perché se passa questa cosa sicuramente ci sono meno ingiustizie. E faccio un esempio. Allora, se questa materia fosse dedicata un paio di ore alla settimana in qualsiasi scuola di ordine e grado e non fosse come succede adesso, ci sono dei fondi e allora la scuola X lo fa, il corso, la scuola Y lo fa. È diverso, cioè se è come dire dappertutto, tu quella è un'opera di prevenzione, tu vedresti immediatamente abbattersi tutta una serie di episodi. Non può essere la prevenzione delegata solo alla buona volontà di qualcuno, di qualche insegnante, dei 2000 euro che trovi di qua o di là per finanziare il corso nelle scuole. Poi ci vorrebbe anche come prevenzione come fai corsi di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, salute e sicurezza anche nelle persone, anche rispetto alla persona che c'è. Se passa la logica, soprattutto maschile, che il corpo delle persone può essere vilipeso, può essere toccato impunemente, è ovvio che di conseguenza ci siano tutta una serie di atti che noi vediamo in giro. Poi la questione del terzo settore è successiva, ma io dico che privilegiatamente, prioritariamente deve intervenire lo Stato. Però è vero e condivido quello che ha detto Grigolato, anche se però c'è un però. Nel senso che io ho bisogno di risposte certe. Per fare quello che dice Grigolato ho bisogno di tempo. E non è un breve tempo, è un medio e lungo tempo. Perché lo Stato deve investire per fare questo. Ma lo Stato mi sta tagliando proprio il terzo settore. Mi sta tagliando quei servizi essenziali che il cittadino ha bisogno. O sbaglio, avvocato Pavanetto? No, sono d'accordo, Mirella. E l'osservazione sulla scuola la condivido, per quello che vale la mia opinione umilissima, e la posso anche sposare in pieno. E c'è da dire però che sulla scuola, anche per esperienza, parlando con i genitori o qualche ragazzo per dei disagi o altro, bisognerebbe sì cambiare molte altre cose. La scuola ha sicuramente, se non è la scuola, il bacino di formazione dei nostri futuri cittadini, null'altro lo può essere. Quindi una scuola vicina alle persone, educativa, è una scuola che davvero insegni cosa vuol dire stare al mondo. La vecchia educazione civica, quando facevamo le lezioni di educazione civica, sfido qualcuno a dire che tutta l'aula fosse attenta a quello che diceva il professore. Quindi in realtà per me è una materia fondamentale. Sì, ma non così. Dei cittadini. Quindi alla fin fine, secondo me, dopo bisognerebbe entrare anche nella testa di molti genitori che ritengono che chi va a scuola in realtà deve essere governato da quelle che sono le famiglie a casa, perché vediamo quante intromissioni ci sono da
da parte dei genitori stessi, basta leggere un po' di cronaca, vediamo casi eclatanti in cui sembra che sul banco degli imputati c'è sempre il professore, o addirittura quando il professore subisce delle lesioni o degli attacchi, in ogni caso bisognerebbe privilegiare i figli, e su questo c'è molta strada da fare, è proprio un circolo di autocoscienza che dovrebbe crescere, secondo me. Anche questi dati della protesta della polizia. Andiamo a sentire, andiamo a Treviso. Il dato è veramente impressionante, se si pensa che negli ultimi 10 anni si sono persi circa 150 persone in tutta la provincia, e il dato purtroppo non vede un'inversione di tendenza, anzi. Se guardiamo al futuro, infatti, i numeri potrebbero essere ancora più allarmanti. Tra 5 anni il rapporto tra corpo di polizia e cittadini rischia di essere di un agente ogni 3.000 abitanti, una parabola discendente pericolosa che già oggi punta dritto all'emergenza. Faccio un esempio, la sezione polizia stradale, che dovrebbe avere circa 50 persone, sono 28 persone. Una geografia, quella dell'emergenza personale, che tocca diversi punti. Se ci spostiamo nell'ufficio migrazione, ad esempio tra poliziotti e interinali, sale a 10 il numero di personale non riconfermato. Calcolatrice alla mano, quindi, nella Marca si registra ogni anno un calo di circa 20 agenti in tutto il comparto. E oltre alla difficoltà oggettiva di assumere il personale che servirebbe, anche con assunzioni straordinarie che non si hanno intenzione di effettuare al momento, non c'è neanche la capienza materiale per poterlo svolgere, oltre al fatto che ovviamente se non c'è personale mancano gli istruttori. Quindi è una catena sta portando al collasso tutto il comparto. Comparto a rischio collasso in tutta Italia. Questa mattina in 100 città la protesta dei poliziotti SILP-CGL, scesi in piazza e davanti alle prefetture per chiedere nuove assunzioni oltre che un ritocco allo stipendio. Mobilitazione a cui il corpo di polizia di Treviso ha partecipato solo da lontano, proprio per mancanza di personale. Noi non siamo stati presenti davanti alla prefettura per senso di responsabilità, in quanto è stato difficile scegliere se mettere il personale in permesso sindacale o farlo lavorare, perché come dicevamo prima le criticità sono molte e il personale non si è sentito di assentarsi in questo momento. Tutto possono dire, ma che non siamo chiari quando parliamo, questo assolutamente no. Prego Grigolato, come commenta queste parole veramente spiegate anche molto bene, questa necessità di investire sul personale diciamo che non che c'è? La questione del comparto della sicurezza, della polizia, la conosco abbastanza bene perché ho seguito appunto il comparto. Dovete pensare che in tutta Italia dovrebbero esserci 106.000, mi pare, dipendenti, e invece ce ne sono 94.000, quindi come diceva l'intervistata, mi sono messi a rischio i servizi essenziali, cioè tu chiami il 112 e non hanno le pattuglie per farli uscire, per cui anche nel caso, colleghiamo la questione della violenza di genere, se io in quella casa c'è una baruffa, diciamo, c'è un tentativo di violenza, a volte non hai l'operatore per farlo uscire. E la cosa che fa male è che questo governo non ha ovviamente la capacità economica per aiutarli, perché è stato proposto loro un aumento di stipendio di 26 euro lordi, se non ricordo male, per quest'anno. Non ci sono le risorse per, come è già stato detto, per investire su altri nuovi poliziotti, ma l'altra cosa particolare è che invece si voglia utilizzare il personale che c'è in ambito repressivo, quindi non c'è più, ovviamente avendo meno personale tu non riesci a fare neanche più la politica quella della prevenzione, dove hai dei posti che possono essere a rischio, tu mandi i poliziotti per, come dire, far abbassare la tensione, è vista solo in chiave repressiva, e quindi il picchetto con gli scudi in atteggiamento antisommossa e compagnia. Non è così che tu aiuti, la prevenzione è anche questo. Certo. Livio da Padova, vai Livio. Mirella, ciao, saluto i tuoi ospiti. Dunque, adesso si parlava di sicurezza, di prevenzione, mi è venuto in mente
dei fatti che mi sono successi circa 20 anni fa, 25, due per l'esattezza. E ho avuto a che fare con uno squilibrato, con due squilibrati, non so che tipo di squilibrio mentale avessero. E mi sono sentito in pericolo di vita perché mi hanno aggredito verbalmente. E io cosa ho fatto? Sono scappato, letteralmente sono scappato. Okay. E una volta mi è successo in auto, sono scappato in auto e questo squilibrato mi ha inseguito e per fortuna ho fatto perdere le mie tracce. Un'altra volta è successo in un'altra occasione e io, siccome non avevo mezzi per difendermi perché sentivo che la mia vita era in pericolo, perché questi forse avrebbero potuto anche ammazzarmi con un coltello o con qualche offetto, con qualche altra arma, ho fatto bene, sono scappato e sono riuscito a perdere le mie tracce. Allora mi è venuta in mente questa cosa. Adesso attualmente una persona squilibrata, non so che tipo di disturbo mentale eccetera che ha, diciamo, da chi è seguita? Se questa persona vive sola oppure vive in famiglia? Perché è un pericolo per gli altri, diciamo, no? Può avere degli accessi di rabbia e può anche uccidere, può ferire, può... Ecco, volevo sapere a che punto è la legge nella gestione di queste persone che purtroppo delle volte vivono in famiglia e rappresentano anche per la famiglia stessa un pericolo per chi li segue, perché se non hanno, se non sono seguiti, eccetera, rappresentano un pericolo a cui tutti quanti noi cittadini siamo esposti. Ecco, volevo solo sapere questo, grazie. Grazie Livio. Prego, avvocato Pavanetto. Sì, leggevo l'altro giorno un fondo di uno psicanalista che si chiama Recalcati e spiegava come questi siano proprio i tempi in cui il reale si confonde con il virtuale e quando c'è questa confusione tra reale e virtuale la psicanalisi parla di una vera e propria allucinazione. Sono tempi in cui, complice il Covid che ha fatto da detonatore ultimo, c'è davvero molta gente che secondo me ha qualche problema di ordine proprio psicologico se non psichiatrico, quindi è una situazione di reale pericolo. Come vanno intercettati questi soggetti? Torniamo al ragionamento che abbiamo fatto prima, la rete prima per intercettare questi soggetti dovrebbero essere i medici di base, l'associazionismo, dovrebbero essere gli assistenti sociali o comunque o le forze dell'ordine, ovviamente tutti quelli che hanno occasione di intercettarli sperando prima che commettano cose magari irrimediabili. Ecco perché, torniamo al ragionamento che abbiamo fatto prima, ci vuole una rete per intercettarli prima, perché altrimenti se sono le classiche bombe psicologiche innescate che poi esplodono in un momento impreciso e imprevisto senza che nessuno possa mai averli intercettati prima, però io dico un medico di base che da tempo prescrive pesanti cure psichiatriche o uno psichiatra stesso, è ovvio che queste persone, al di là di tutte le tutele, dei segreti professionali e il resto, comunque deve esserci qualcuno che li ha visti prima, perché se li ha visti prima secondo me dovrebbe esserci anche una soglia di attenzione più alta verso questi soggetti. È vero anche che io, che faccio parte del terzo settore, che non si capisce bene cosa vuol dire e dove vogliono andare a parare, perché continuano a cambiare nomi ma rimaniamo sempre fermi. Il problema è molto grande perché questo terzo settore è molto in difficoltà. Io ho avuto una psichiatra 2-3 anni fa ospite, la quale ha letto una lettera molto toccante, si è messa a piangere, di un suo paziente, di un ragazzo che era rinchiuso in questa struttura che non era adatta a lui. Non poteva stare là e lui l'aveva capito e voleva uscire, ma lei non riusciva a dare altre alternative, non poteva, e questo ragazzo si è suicidato. Questo ragazzo ha detto basta. E lei non se lo perdonava, non riusciva a capire come si fa a non dare risposta a queste creature che hanno questi problemi, che vivono in situazioni incredibilmente di disagio a livello psicologico. Perché non si vuole. Perché il business non è il terzo settore, il business è l'edilizia,
Il business è un'altra sanità, non quella che vogliamo noi. Non a caso stiamo andando verso una sanità privata. È anni che ce lo dicono in silenzio. E uno dei, prego, Grigolato. Uno dei settori che vede più tagli è proprio quello della salute mentale. Ferma, perché abbiamo una telefonata, mi sembra. Luciano, prego Luciano, se no mi cade la linea. Ciao Luciano. Buongiorno Mirella, buongiorno agli ospiti. Desenzano dai Garda, vai Luciano. Mi senti? Sì. Niente, d'accordissimo col signore che ha parlato prima, ma ci sono, hanno chiuso diciamo i manicomi, ma ci sono in giro decine di migliaia di persone un po' squilibrate. Ci sono persone, Mirella, io conosco tre mamme che hanno tre figli cinquantenni adesso, questi tre giovani non hanno mai lavorato, hanno le patenti, no, bene, hanno la macchina, come si fa? Qua a Verona, ho sentito pochi giorni fa, l'80% di chi è in galera a Verona sono stranieri. Continuano a dire che ci vogliono poliziotti di più, carabinieri di più, ma se continuano, avevamo già migliaia di delinquenti italiani, ne stanno arrivando tutti i giorni, ne stanno arrivando dall'estero, tra parentesi, no? Voglio dire, ci sono, come possono controllare? Vi faccio un esempio, qualche anno fa, le Iene si sono messe su qualche via e hanno filmato gli autisti dei tir che mangiano lì, mangiano proprio col piatto mentre vanno via 90-100 all'ora. Vanno via 90-100 all'ora col tir, anche 120 forse, quando io sono un ex autista. Bisogna vedere cosa gli non possono controllare un milione di tir. Ci vogliono delle leggi più severe, ci vogliono queste mamme che hanno questi figli drogati, che devono vendere la casa, li picchiate, ma ci vuole i giudici che viene arrestato uno oggi, domani mattina, è fuori. Vabbè, Mirella, scusami, ti saluto. No, va bene, buongiorno. Luciano, ognuno fa le proprie riflessioni, sentiamo come commenta e finisce anche il discorso che stava facendo Margherita Grigolato. Prego. Allora, rispetto alla questione della salute mentale, è il settore della sanità che è uno dei più tagliati. Ho partecipato a un'iniziativa in cui, che davvero io conoscevo poco rispetto alla situazione, sempre più casi, come ha detto l'avvocato precedentemente, con il Covid sono emersi e c'è diciamo, gli uffici di salute mentale che in alcuni casi come dire, si prendono cura di queste persone. Ma come diceva lei prima, molte vengono ospedalizzate, rinchiuse. Adesso sembra che ci sia una nuova cura svedese che prevede tutto un serio ragionamento diverso, diciamo, di curare con persone che ritornano a lavorare poi fuori, che non vengono più sedate con psicofarmaci potenti, non vengono umiliate in qualche modo, ma vengono pian pianino riportate alla realtà, alla vita normale. Dov'è il problema? Che questa cosa interessa, cioè devi formare le persone dentro e ci sono costi diversi, costi che la Regione Veneto o le regioni in quanto tali non sono in grado di coprire, e quindi è un cane che si mangia la coda. Cioè io ho un sistema per aiutare le persone in difficoltà mentale, chiamiamole così, a riconfigurare il proprio disagio e a ritornare alla società da una parte, e dall'altra non ho le condizioni economiche per poter fare in modo che questo ci sia, perché in qualche modo, in qualche caso, mi conviene che ci siano le persone ospedalizzate, no? Perché di tanto so che quello costa e quello... Poi c'è un sacco di volontariato rispetto a questo settore, perché come dicevate voi due prima,
lì lo Stato non ci arriva e ci arriva solo appunto il volontariato, le persone che sono coscienti del fatto che tu devi aiutare queste persone disagiate in qualche modo e lo fai volontariamente. Sì, ma non è che purtroppo il volontariato riesca a mettere le pezze no, dappertutto dove d'accordo. Hanno deciso questi signori. Sono perché d'accordo. Il volontariato è una persona che dà del suo tempo e del suo sapere quello che riesce a fare. Tanto è vero che abbiamo un volontariato di vecchi, di sì. diversamente giovani, come li chiamo io. Sì. Non abbiamo un volontariato di giovani perché... Anche qua non ci fanno arrivare, perché è difficile entrare nelle scuole, non tutti i direttori didattici accolgono, i ragazzi non sono così stupidi come qualcuno pensa, no. sono stanchi della lezioncina in classe, dell'associazione che dice io sono questo, faccio questo, questo, questo. Loro vogliono essere intrigati, vogliono capire, tanto è vero che si avvicinano di più al mondo ambientalista, al mondo degli animali, perché si fidano di più, perché con tutto il marasma che è successo, anche il volontariato ha dei punti di domanda, ma anche l'hanno fatto un grande minestrone, siamo tutti dentro, dobbiamo andare a scuola di cosa? Ma di cosa devo andare a scuola col volontario di 80 anni? Capisci che abbiamo volontariato e volontariato, cerca di certo. dividere, cerca di fare le cose bene, non fare un unico minestrone e scegli a caso dove l'associazione se è politicamente vicina a quello che sta governando, vieni invitata, tu sei brava, bella e buona, ma non me frega niente di te, ma cosa vuoi da me? No, perché sono iscritta a un album e tu devi invitarmi, dopo sta a me decidere se partecipare o no. Ma questo non avviene, tanto è vero che siamo 6.000 associazioni e non ci conosciamo neppure. E come facciamo ad arrivare i ragazzi se non ci conosciamo neppure tra di noi chi siamo e cosa facciamo? Avvocato Pavanetto. Vero, 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 sottoscrivo in pieno, ma finché abbiamo uno Stato in cui l'unico argomento che sembra degno di nota è il PNRR, vuol dire che è uno Stato che pensa solo, come hai detto tu prima, all'edilizia. Leggevo questa notte una statistica che mi ha abbastanza colpito tra le persone che sono recluse in Germania e quelle che sono recluse in Italia. Bene, la proporzione è di persone recluse in Italia per questioni di droga 10, recluse in Germania 1, mentre la proporzione si rovescia sui reati di natura finanziaria. Quindi in Italia ci sono molte meno persone recluse, quindi condannate per reati finanziari, di quanto non ci sia in Germania. Questo, secondo me, è già un dato che dovrebbe far riflettere su quella che è la sensibilità che dovremmo cambiare tutti per arrivare a poter fare davvero qualcosa. Poi sulla questione di questa sanità che ormai è essenzialmente privata, ormai lo sperimentiamo tutti di giorno in giorno. Per fortuna c'è qualche eccezione meravigliosa in cui magari ti capita di aver bisogno per un tuo genitore o per una qualsiasi cosa e trovi un'accoglienza, trovi professionisti seri, ma ormai sono più le eccezioni rispetto a quella che è la prassi quotidiana. Allora andiamo a vedere, prego Grigolato. Perdoni, però io spezzo una lancia per il personale sanitario pubblico, perché stanno vivendo una situazione spaventosa, appunto perché c'è la fuga di una parte del personale verso la sanità privata e per il fatto che sono in un turnover pazzesco, se penso ai vari pronti soccorso. Io spezzo una lancia nei confronti del personale sanitario, che gli tocca fare doppi turni in una condizione di marcata sicurezza anche nei loro confronti, perché molto spesso... le persone che arrivano ai pronti soccorsi sono arrabbiate per i tempi lunghi e aggrediscono il personale. Quindi ho capito cosa voleva dire l'avvocato, che ci sono situazioni di eccellenza. È vero, e in Veneto ce ne sono parecchie, però l'eccellenza la fanno i singoli e quindi io ribadisco che il personale sanitario, al di là appunto della violenza con cui vengono accolti in qualche momento, sono gli unici che abbiamo e che aiutano le persone nel momento di maggiore difficoltà.
È vero, Grigolato, però è anche vero che io ho tanti medici, ho delle eccellenze, ieri avevo addirittura il professor Gerosa, e tutti quanti lamentano la scarsa numero, il scarso numero che hanno, perché certo. Io sono bravo, ma ho bisogno di una squadra. Indubbiamente. Ecco, e io sono bravo, ho fatto veramente bene l'operazione, come ha telefonato ieri una signora, però dopo non ho il dopo operazione, certo, che è la riabilitazione. Sono d'accordo. Allora l'intervento perfetto non può diventare perfetto se io poi non continuo a curarmi nella maniera adeguata, e questo non c'è, ma lo sanno benissimo, lo sanno, sanno dove vogliono andare a parare, tanto è vero che le cliniche private sono nate come i funghi, per non parlare poi di tutti quegli, quei centri di servizi a pagamento che ci sono, nel silenzio totale di quella politica che invece doveva dare un là diverso, perché questa è la strada, cioè. Ma che ce lo dicano prima, che non facciano soffrire questi diversamente giovani su visite impossibili, su liste d'attesa impossibili, che ce lo dicano, come dicono le telefonate, forse aspettano che moriamo prima, no. Allora che ce lo dicano, così moriamo, perché anche voi sindacati non è che siate molto ascoltati, purtroppo, dico sì, io, purtroppo noi dico siamo, io. Noi 15 giorni fa, anzi 20 giorni fa, siamo scesi in piazza il 24 giugno a Roma, con un caldo che ve lo raccomando, noi insieme a un sacco di associazioni a difesa della sanità pubblica, ma tantissime ce n'erano, dicendo al governo tu devi investire di più, l'avevi promesso, a governi di qualsiasi colore, avevate promesso di investire di più nella sanità pubblica, e invece anche quest'anno verranno tagliati, noi andiamo si arriverà con l'anno prossimo a una spesa del 6,2 o 6,4 del PIL, quando per essere in bolla tu dovresti avere una spesa dell'8%, e questo non succede, e quindi è chiaro che stiamo andando, siamo dentro, io la chiamo la sindrome della rana bollita, cioè pian pianino ti faccio passare la rana, se la metti in nell'acqua fredda e poi accendi il gas sotto la pentola, si abitua gradatamente all'acqua calda e si accorge di essere lessa, cioè morta, senza grande, come dire, senza incavolarsi. Se invece tu la metti nell'acqua bollente, subito la rana schizza via. Ecco, questa è la nostra sindrome. Abbiamo un'altra telefonata, chi è in linea? Leone da Trebaseli. Ciao Leone, ben arrivato. Ciao Mirella, e saluto i tuoi ospiti. Siamo alle solite, non ci sono i soldi, però abbiamo il Presidente della Repubblica che ci costa 4 volte il re d'Inghilterra. Non posso credere. Abbiamo gli ambasciatori che ci costano più del doppio di quelli tedeschi. Abbiamo i ministri che prendono 90.000 euro al mese, è per quello che non ci sono i soldi, perché se tu fai tutto uno sperpero immenso all'apice della piramide, poi sotto non resta più niente, e non si vuole fare niente, non ci vuole mica tanto, bisogna riorganizzare questo paese. Adesso sarebbe l'occasione giusta con la Giorgia, che è lì che vuole mettere le cose a posto, però se noi non tagliamo le spese a Roma, cioè alla Roma ladrona, non ci saranno mai i soldi per niente. Comunque io non mi fido della sanità privata, io preferisco quella pubblica. E l'altro giorno c'era la Capua che diceva che l'alcol fa male, che ti fa venire il cancro. Allora sai cosa ho fatto io? Ho preso un bicchiere, sono andato nel congelatore, mi sono preso un po' di ghiaccio e poi ho riempito il bicchiere di whisky e ho detto chissà che mi venga un tumore di quelli grossi che mi fa morire subito, così dopo ho risolto tutti i problemi. Ciao Mirella, grazie. Grazie, grazie Leone. Il problema, Leone, è che loro lo sanno, tanto è vero che l'intervento lo fai nella sanità pubblica, non lo fai nella privata. Guarda che lo sanno benissimo questo. Nel privato ti fanno la visita, ma il vero intervento lo fai nel pubblico e sarà sempre così, lo sanno benissimo. E poi fai la riabilitazione che è a carico tuo. Esatto, e la riabilitazione te la fai a carico tuo e vai nel privato. Prego, Avvocato Pavanetto. Sì, Leone in maniera efficace e anche colorita ha ben colto quello che è il problema.
Io per quanto riguarda il personale sanitario sono assolutamente in linea e mi accodo a quanto ha detto la tua ospite. Dico di più, secondo me i sanitari ormai dovrebbero avere la sindrome che hanno gli indiani, che sono accerchiati e sono ormai in forze minori a difendere un fortino che è ormai indifendibile, per il semplice motivo che questi sanitari ci mettono del proprio per colmare quelli che sono i deficit che sono strutturali, perché se quando abbiamo passato tutto questo periodo terribile del Covid sembrava che la sanità fosse l'asso nella manica di tutti, e noi qui in Veneto forse possiamo lamentarci anche un po' meno rispetto a tutto il territorio nazionale, però adesso che sembra che questa emergenza perlomeno o sia passata o sia in stasi, non ha avuto seguito quel programma che doveva esserci di investimenti. Io sono convinto che un sanitario sia un presidio essenziale, come la polizia, come tutto ciò che rappresenta lo Stato nel territorio è qualcosa di essenziale. Lo Stato deve essere presente, perché magari potessimo tornare ai tempi antichi in cui in un qualsiasi paesino bastava il prete, il maresciallo dei carabinieri e il farmacista a far funzionare il paese. Purtroppo non è più così, ma quelle strutture sono ancora strutture che secondo me devono funzionare. Bisogna arrivare al cittadino ultimo, non pensare alle grandi cose, ai grandi progetti, ai finanziamenti, ai ponti e cose di questo tipo. Si dimentica sempre il singolo, è la classica frattura tra il paese reale e il paese legale. Tanto è vero, secondo che hanno eliminato quasi tutti i consultori nei paesi che erano fondamentali. E devi essere fortunata a vivere su una città dove ce l'hai. Abbiamo Adriana da Padova, vai Adriana. Buona giornata a tutti quanti e grazie per la pazienza per ascoltarmi. Mille sono le cose che mi frullavano in mente stamattina ascoltandovi. A partire da quello che è il problema del passaggio dalla sanità pubblica alla sanità privata. Cosa potremmo aspettarci nel cambiamento di questa rotta se al Parlamento, credo in Senato, ci sia l'Angelucci che è il primo nome grande della sanità privata e tutta la compagnia bella che gli sta dietro, se vi ricordate anche qualche nome come il Tarantini e quella gente lì. Quindi noi siamo destinati a sottostare a queste persone che fanno solo i loro interessi e siedono nei banchi del nostro governo, quindi gente mia, c'è poco da sperare. La professionalità dei nostri infermieri pubblici. Ragazzi, io sono testimone 3 volte alla settimana, perché mio figlio disabile è in dialisi, e io sono lì con loro e vedo la fatica che fanno, le corse, e sono loro che fanno la qualità. Sono loro che ti accolgono e ti limitano i disagi. Sono loro che affrontano tutte le situazioni di emergenza e quindi per fortuna ci sono queste persone che rendono onore a quello che è una professionalità difficile e anche di responsabilità, non riconosciuta, perché un contratto va avanti decenni, non gli danno quel minimo di aumento, quel minimo di soddisfazione, anche tutto quello che era stato promesso durante il Covid, ma quando mai? Guardate, io mi vergogno a volte, sono lì con loro perché devo stare a fianco di mio figlio e vedo come operano. In un settore ci sono 2 os, con gente che anche non cammina, devono sollevare, devono rifare i letti, devono pulire, devono fare magazzino. È una cosa da manicomio, diciamo, ragazzi, ma di quello vecchio, perché prima o dopo vanno i burnout, perché non ce la fanno più. E poi, se mi permettete, ho sentito parlare di terzo settore. Io su questo impianto legislativo ho sempre avuto qualche dubbio. Non mi è mai andato giù il fatto che abbiano messo in vigore certi personaggi, a partire da Renzi e all'altro che era il presidente di Confcooperative. Questo non mi è mai andato giù, ragazzi.
e tutte le associazioni, le ONLUS devono essere per forza iscritte a quel registro, altrimenti non hanno la distribuzione del 5 per 1000. Ma scherziamo? Cos'è sto accentramento? Cos'è sta roba? Cosa viene fatto poi sul territorio? La sanità pubblica, da quanto tempo anche in Veneto si parla dei centri territoriali di salute? Dove sono stati fatti? Dovevano farseli i medici pagandosi il personale, pagandosi gli ambienti, ma siamo matti. Da là si vedeva che era una presa in giro e dove volevano portarci. Scusate, sto diventando molto cattiva e quindi mi arrabbio sempre più. Poco è stato fatto prima, niente è stato fatto adesso e ci tolgono anche quel poco che era rimasto. Io so perfettamente che sono anziana e non avrò la possibilità di curarmi, perché non potrò andare alla privata, neanche a farmi una cataratta, perché costa troppo. Scusatemi ragazzi. No, no, non devi scusarti Adriana, hai fatto bene a chiamare, ti ringrazio anche le riflessioni che hai fatto. Io poi, sai come cosa penso di questo mondo del terzo settore, di educatori, di CEO, di tutte quelle figure che non si riesce a capire veramente dove si andrà a parare se continuiamo così ai danni di queste fragilità che non possono difendersi purtroppo. Perciò sempre avanti Adriana. Però adesso permettetemi, perché il tempo corre tantissimo, io vorrei andare a vedere questo servizio e parlare anche con l'avvocato Pavanetti di questi ristori che ci dovrebbero essere in merito a quello che è successo al risarcimento delle banche. Andiamo a sentire e vedere Consoli Veneto Banca e poi sentiamo l'avvocato Pavanetto. Le indagini su questo filone di reati fallimentari commessi nella gestione di Veneto Banca sono ormai addirittura d'arrivo e entro l'estate verrà emesso l'avviso di chiusura indagini, dove verranno dettagliati i capi di imputazione nei confronti di una dozzina di indagati. Non fa nomi il capo procuratore di Treviso, ma è chiaro che anche stavolta protagonista del terzo e ultimo filone delle indagini sul crack di Veneto Banca sarà Vincenzo Consoli, già condannato a 3 anni per il reato di ostacolo alla vigilanza dalla Corte di Appello di Venezia nel gennaio scorso e attualmente a processo in primo grado per associazione a delinquere finalizzata alla truffa. In questo caso il focus è su una serie di reati fallimentari, tra questi la fattispecie più pesante è quella di bancarotta per distrazione. Non più e non solo il meccanismo delle cosiddette azioni baciate, sotto la lente dei sostituti procuratori Massimo De Bortoli e Gabriella Cama, ci sarebbero anche diversi finanziamenti concessi a gruppi e aziende senza adeguate garanzie, soprattutto per speculazioni finanziarie, importi ingentissimi anche per decine di milioni di euro. In questo terzo filone sembra scongiurato l'incubo prescrizione, diventato realtà con l'accusa di falso in prospetto e che potrebbe scattare anche per le ipotesi di truffa, il perché sta nel codice di procedura. Il rischio di prescrizione per questo filone è abbastanza remoto, perché il tipo di reati che verrà contestato ha una prescrizione di 10 anni almeno, che poi diventano 12,5 con gli atti interruttivi, e il decorso della prescrizione parte dal 2017, quando c'è stata la sentenza di messa in liquidazione. Sull'eventuale processo terra già pende però un'altra spada di Damocle, visto che la Corte di Cassazione deve ancora esprimersi sul ricorso presentato contro lo stato di insolvenza. Una pronuncia in senso contrario rispetto a primo e secondo grado condurrebbe il terzo filone su un binario morto. L'altra variabile riguarda la costituzione di parte civile dei risparmiatori. Normalmente nei processi per bancarotta si costituisce parte civile il curatore che recupera nell'interesse di tutti i creditori le somme recuperabili nei confronti degli imputati e poi le mette a disposizione della massa dei creditori con dei piani di riparto che tengono conto dei crediti di ciascuno e anche del livello di privilegio che ogni credito ha. Allora, com'è la situazione? Noi abbiamo sentito che questo governo ha messo dei soldi importanti, è vero, non è vero, quando arriveranno, sono arrivati, che prospettive ci sono? Perché veramente bisogna capire quante persone hanno perso tutti i loro risparmi. Prego. Del 2023, praticamente coloro che sono già stati ammessi ad avere la prima tranche del risarcimento del primo FIR avranno diritto a poter avere un ulteriore 10%. Sono praticamente quelli che hanno già fatto l'istanza e hanno già avuto la prima liquidazione, e a partire da oggi, dal 13 luglio 2023,
il sito è quello, posso anche dettarlo, è www.fondoindennizzorisparmiatori.consap.it, lì si trovano tutte le istruzioni. Entro il 31 luglio 2023 chi ha già ricevuto la prima tranche può fare l'istanza per avere un ulteriore 10%. E chi non ha ricevuto niente, avvocato Pavanetto? E allora quelli bisogna vedere se sono i cosiddetti nuovi beneficiari, sono quelli non censiti, che sono subentrati per effetto di successione, accordo giudiziale o contrattuale, ma insomma basta che chiamino e gli si dà tutte le istruzioni del caso. Però insomma diciamo che questo ulteriore 10% è un qualcosa di importante. Ed è reale, questi soldi arriveranno perciò? Certo, questi arriveranno. Poi c'è un altro processo importante che è su Roma, sempre per quanto riguarda il sistema bancario di questi istituti, e a Roma è stata rinviata a giudizio la società di revisione, cioè quelli che andavano sostanzialmente a ispezionare i bilanci di queste banche, sul presupposto che non hanno correttamente vigilato, e quindi per il reato di ostacolo all'attività di vigilanza, che anche quello ha una prescrizione piuttosto lunga, anche lì per molti risparmiatori mi sono costituito parte civile, come hanno fatto tanti altri bravi colleghi, proprio perché vogliamo che venga accertata anche questo tipo di responsabilità. Praticamente questi istituti di revisione sono quelli che certificavano i bilanci o più o meno attribuivano un valore alle quote, poi valori che non si sono dimostrati reali. Tutto ovviamente ingiudicando, perché adesso vediamo cosa deciderà il Tribunale, però insomma, o l'organo giudicante, ecco, meglio ancora. Grazie veramente all'avvocato Luca Pavanetto, cassazionista, anche referente difesa associazione utenti servizi bancari e finanziari. Grazie avvocato Pavanetto, buon lavoro. Pubblicità. Avete visto questo spot? È ancora con noi Margherita Grigolato. Violenza e pandemia, cosa vuol dire questo spot e dove volete arrivare? E soprattutto l'obiettivo da colpire, è la donna o è la figura maschile? Prego. Allora, lo spot era in occasione della giornata del 25 novembre, che è la giornata internazionale contro la violenza alle donne. Ma la violenza non si ragiona solo in quella data o per l'8 marzo. La violenza non va in vacanza ed è sempre presente nelle nostre vite. E lei ha usato il termine colpire. Sì, bisogna colpire le figure maschili che usano la violenza nei confronti delle donne, ma per colpire quello, che nei casi ovviamente che sono così palesi, bisogna fare prevenzione. Bisogna cominciare dalle scuole, bisognerebbe fare corsi di affettività e quindi partire dalla parola rispetto per entrambe per entrambi i generi, soprattutto però rispetto nei confronti delle donne, perché siamo intrisi di un senso di patriarcato, per cui le donne sono inferiori agli uomini, per cui anche dal punto di vista economico gli stipendi delle donne sono inferiori del 15-20% in un anno rispetto a quelle degli uomini, insomma, che hanno la stessa mansione, perché se una donna va in maternità quando torna non ha più il posto di lavoro che aveva prima, spesso e volentieri, e perché anche nell'ambito lavorativo ci sono spesso molestie e violenze di genere. Come diciamo spesso e volentieri, fino ad adesso sono le donne che hanno subito violenza che vengono spostate o di reparto o addirittura di luogo di lavoro. Invece ultimamente anche nei luoghi di lavoro, appunto, coloro che perpetrano violenza vengono allontanati e nei casi gravi vengono licenziati, per fortuna.
Questo, ripeto, è perché alla base c'è la sensazione, la certezza che il corpo delle donne non sia delle donne, ma sia a disposizione di qualsiasi persona ci voglia mettere le mani. Allora, abbiamo anche collegata Mariana Hoffer, che è sindaco di Valle di Cadore Belluno. Buongiorno sindaco, che piacere rivederla. Sindaco, sindachessa, sindaca, come devo chiamarla? Adesso voglio sentire. Sindaca. Per me sindaco, perché è il ruolo e non il genere. Però so che tanti su questo non sono d'accordo, insomma. Infatti l'agrigolato non è d'accordo. Però io volevo farle questa domanda. Lei fa parte, secondo mandato Lega, che diceva il famoso motto "ce l'ho duro". Ma bisogna vedere cosa che hai duro, sindaca. Perché noi donne stiamo pagando questo duro in maniera molto violenta, nel senso che i femminicidi sono aumentati nonostante veramente una comunicazione, anche un'informazione molto forte. Questa persona maschile, io la chiamo persona non uomo, che non vuole farsi curare nonostante ci siano dei centri dove veramente possono migliorare anche la loro qualità di vita, ma non vengono. Adesso qualcosa si è mosso, nel senso che qualche giudice ha capito che glielo deve imporre, perciò qualcuno arriva, però si fa fatica. Lei è un sindaco molto importante, ecco, la salute dei cittadini ce l'avete voi in mano perché siete voi responsabili. Ecco, cosa sta vedendo? Abbiamo visto anche quello che è successo da parte di una donna a Santo Stefano di Cadore, cioè la violenza non ha sesso, a mio avviso. Inutile che continuiamo a parlare di donne e uomini, qua parliamo di persone che non hanno, come si può dire, anche un equilibrio capace di far capire che forse andrebbero curati prima, cioè fare prevenzione. Prego. Beh, io di professione poi faccio l'avvocato, principalmente penalista, e quindi purtroppo mi sono imbattuta in queste cose. Condivido il pensiero che non è insomma una violenza che viene identificata con un genere. Ci sono tanti, tanti modi di far violenza, non è solo la violenza fisica da parte dell'uomo sulla donna. Alle volte io purtroppo ho dovuto riscontrare in casi professionali anche violenze di altro tipo che sono ancora e molto più pressanti. Credo che sia un problema ancora abbastanza gravoso, culturale, di vedere un'inferiorità nella donna che non esiste. Però devo anche dire che alle volte noi donne pensiamo di arrivare ad una parità o a una minor presenza di questa violenza solo nascondendoci, tra virgolette, nascondendoci dietro le quote rosa. Credo vada fatto proprio invece un processo culturale. Non amo quando ad esempio mi chiedono puoi entrare in lista perché dobbiamo coprire le quote rosa. Va fatto proprio uno scatto culturale, cioè uomo e donna hanno la stessa parità e hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri. Devo dire che all'interno dei tribunali questa sensibilità è sempre più presente, è meno presente da parte dell'uomo che magari deve, tra virgolette, subire un determinato percorso riabilitativo. Magari nasce da un suo ambiente culturale dove è cresciuto, alle volte invece sono proprio persone purtroppo che hanno dei problemi di squilibrio, che non hanno un loro equilibrio. Anch'io insomma, penso questo, non è l'ambiente, cioè proprio una forma di squilibrio che è innata, che non è stata curata magari anche da piccoli, perché magari questi genitori non riescono a capire che il bambino forse va curato da piccolo se vedi che dà dei segnali precisi, visto le figure e i professionisti che abbiamo, ma mettiamo sempre la polvere sotto il tappeto. Basta vedere ancora adesso come i genitori difendono certe cose che sono indifendibili. Perché? Perché è così, e non sono genitori sono genitori di ultima generazione, come li chiamo io, non sprovveduti, però la polvere va continuamente messa sotto il tappeto a danno di tutta la comunità, purtroppo, perché siamo noi che paghiamo poi le conseguenze. Abbiamo in linea Stefania da Schio. Ciao Stefania. Ciao Mirella e buongiorno alle ospiti. Visto che c'è una rappresentante della CGIL, volevo chiedere, ho dovuto andare al centro per l'impiego 2-3 mesi fa. Arrivo, tutto chiuso. Ho detto, Madonna, hanno trasferito. Invece dopo leggo il cartello, bisogna prendere appuntamento tramite telefono o tramite www.
e ho detto ma anche dei sindacati, come dal dottore, bisogna prendere appuntamento. Mi ricordo che una volta andavo, c'erano 50 persone. Fermati un attimo Stefania, mi dice l'agricolato che il centro per l'impiego non è sindacato, dove sei andata? Beh, qua a Schio da me. Ma dove, al centro per l'impiego o dal sindacato? Centro per l'impiego. È un ufficio pubblico il centro per l'impiego, è l'ufficio dove tu cerchi lavoro e se c'è te lo fanno, oppure presenti la tua candidatura per accedere a un posto di lavoro, non c'entra il sindacato. Comunque anche dei sindacati bisogna prendere appuntamento. È per tentare di dare più tempo alle persone, perché se io ho una coda di 10-20 persone non riesco a lavorare, ad accogliere le persone e a rispondere adeguatamente. Ma mi pare che per telefonare non ci siano grossi problemi più. No. Che No, pensavo che il centro per l'impiego fosse centrasse, pensavo, con no, il sindacato, con il centro la CGL. Il centro per l'impiego ha a che fare con l'ufficio lavoro regionale. Sono uffici che dipendono dalla regione, con i quali chiaramente colloquiamo, ma è una struttura pubblica. Cioè, ho capito, per pensavo, sì, certo, comunque va bene, pensavo, anche alla CGL bisogna prendere appuntamento, quello è sempre stato comunque. Sì, guarda, aspetta Agrigolato, Stefania ha ragione, perché io che sono in provincia, che c'è il centro per l'impiego, devo ancora capire dov'è il centro per l'impiego. No, scusatemi, perché hanno ragione queste persone che chiamano, che sono confuse. Non si capisce più niente. L'ufficio per l'impiego della provincia esiste? Non si sa. In regione non si sa. Chiami, non rispondono. Cioè, Grigolato, ma qui sono persone... Lo dico giustamente, è sindacato... È quello che la CGL dice, che bisognerebbe implementare, che ci fosse là, più rete. Finalmente. Ma indubbiamente, non c'è ombra di dubbio, io rispondevo alla domanda. Non è un servizio della CGL. Per rispondere all'altra questione, si telefona al sindacato, si prende appuntamento, perché spesso e volentieri i sindacalisti sono nelle aziende, sono a seguire nel territorio le persone, le aziende... Ecco, volevo dire, scusi... A proposito dei sindacalisti che sono nelle aziende, no? Volevo dire, il sindacato, io ho lavorato tanti anni, ho cominciato 40 anni fa a lavorare, si facevano manifestazioni, c'erano scioperi, se qualcosa non andava si reagiva. Adesso il sindacato non c'è più, cioè vi date ai temi sociali che non c'entrano niente, secondo me, dovete difendere il lavoro. Per primo, non lasciare che le aziende vadano all'estero, difendere i salari degli operai, stare vicino agli operai, no i temi sociali, le famiglie, arcobaleno, lasciategli al governo quelle cose lì, voi interessatevi del lavoro, smazzatevi per il lavoro, non ci siete più. Stefania, devo chiudere perché devo andare avanti, ho tanti ospiti. Grazie, veloce, Grigolato, rispondere e poi facciamo il cambio. In questo momento c'è uno sciopero dei trasporti ferroviario e aereo, appunto perché non c'è la possibilità di fare un nuovo contratto, cioè le aziende non ci danno aumenti di stipendio e soprattutto la possibilità di assumere nuovo personale, e quello che c'è deve fare i doppi e i tripli turni. Noi ci siamo sempre, forse i giornali, forse i telegiornali non ne parlano, ma CGL e anche le altre organizzazioni sindacali si battono sempre, ne abbiamo parlato anche precedentemente, i poliziotti non hanno l'aumento di stipendio. In questo momento ci sono tutti coloro che hanno contratti del commercio che aspettano, sono mi pare 2,5 milioni di lavoratori che aspettano il rinnovo del contratto e quindi i salari. Noi andiamo dal governo a dire che non c'è nessuna politica per adeguamento dei salari, siamo lo Stato, e questo lo diciamo ma non viene fatta pubblicità, siamo lo Stato europeo che nel giro dei 10 anni ha visto calare i salari del 20% rispetto al fatto che in Germania, in Francia, c'è stato un aumento invece del 20%.
Quindi io credo che noi ci siamo. Forse dovremmo fare di più, sicuramente, ma siamo anche pochi, nel senso del personale, anche noi siamo pochi e le persone in disagio sono tantissime. Allora salutiamo e ringraziamo Margherita Grigolato, responsabile politiche inclusive CGL del Veneto. Grazie a voi. Grigolato. Allora andiamo a sentire, intanto che facciamo il cambio, con Emanuela Gianetti, questa artista pittrice che abbiamo già conosciuto ma che ha fatto una cosa bellissima a mio avviso e meritava di ritornare per questa creatività che ha trovato, che sia in se stessa, perché ci crede. Allora sentiamo intanto il sindaco cosa ci dice, come commenta queste parole, ecco, questa confusione generale che c'è. Guardi che io sono in provincia, lei lo sa, sindaco, e c'è un caos totale, cioè c'è la provincia, non c'è, uno dà le dimissioni, poi rientra, si blocca tutto, io ho un banco solidale dentro, sto passando le pene dell'inferno. Sindaco, vogliamo veramente finirla con i politicanti? Abbiamo bisogno di politici, vogliamo finirla col dire, abbiamo bisogno del fare, una politica del fare. Prego, sindaco. Ma insomma lo slogan della Lega è delle parole ai fatti, però al di là di quello, io vivo in un comune insomma piccolo, questa grande emergenza della mancanza del personale, e mi ricollego a quello che ha detto la vostra ospite presente. L'aumento del salario è necessario, noi non siamo più competitivi, cioè quando un dipendente comunale entra in un ente pubblico prende 1.100 euro al mese. Come fa a vivere se ha bambini, famiglia, affitto? È impossibile. Noi infatti tutti i bandi che facciamo vanno deserti, ma non solo nei comuni piccoli, anche nei comuni grandi. Quindi su questo tema ci deve essere più sensibilità anche da parte del mio partito, che comunque si sta cercando di muovere. E poi io lo sostengo ormai da molti anni, c'è troppa burocrazia, per fare qualsiasi cosa servono 1 milione di carte, anche le associazioni, un banco solidale, c'è qualcuno che fa del bene, si ritrova con degli incartamenti che gli fanno perdere la voglia. Però l'aumento degli stipendi credo che sia una tematica molto molto attuale in qualsiasi settore, dal pubblico ed anche al privato. Ecco, questa è una causa che io insomma sono molto sensibile verso questo aspetto, perché lo tocco tutti i mani con giorni questa grande difficoltà. Tocchiamo un altro tema molto importante, che è la violenza di genere. Andiamo a sentire ancora l'intervista che abbiamo fatto proprio a Villa Margherita sabato 8 luglio. Adesso è nostra ospite, però voglio che senta le parole che ha detto, perché sono parole molto importanti. Sentiamo questa intervista a Emanuela Gianetti e poi decidiamo. Buonasera, siamo qui a Villa Margherita a Treviso per una serata sulla violenza sulle donne con Mirella Tuzzato, presentatrice, e quindi sono intervenuti diversi personaggi importanti della città e una protagonista che ha raccontato quello che ha dovuto subire per circa 16-17 anni dal suo compagno, appunto violenza non solo fisica ma violenza psicologica, quindi annientamento lento della personalità e poi l'autoconvinzione di non valere nulla. Diciamo che in questo argomento se ne parla ancora poco, adesso sempre un po' di più negli anni, però si fa sempre troppo poco, secondo me, soprattutto a livello di legge, perché queste donne, per quanto loro siano forti a denunciare, perché ci vuole forza, perché si ha paura di quello che poi può succedere a casa, poi avendo dei figli si è ancora più legate, però la legge dovrebbe proteggerle di più, nel senso che se si fanno ripetute, questo è un mio pensiero, ripetute denunce, l'uomo in questione deve essere arrestato, altrimenti questa donna resta sempre con la paura che lui si possa avvicinare, anche perché lo fanno, anche se
vengono viene detto di stare distanti, eccetera, però loro si avvicinano comunque alla vittima. Quindi quello che ho sentito oggi mi ha toccato tantissimo, e mi spiace veramente tanto sentire che ancora nel 2023 si parli di disuguaglianze tra uomo e donna, che le donne debbano subire oltre violenze ma stupri, che debbano aver paura a uscire di sera da sole. Cioè, io non... disuguaglianze nel lavoro, nello stipendio, perché si è donna, mi sembra veramente paradossale, mi sembra di vivere nel Medioevo. E quello che posso dire io a queste donne vittime di violenza: vi prego, non subite, porca miseria, bisogna reagire. Ti fa del male, reagite anche voi, non state ferme e andate in questi centri, che ce ne sono sempre di più, centri antiviolenza, proprio case che vi proteggono, vi fanno trasferire lì e vi aiutano. Ci sono legali, ci sono medici, c'è anche, mi pare di aver capito, qualcuno che fa parte della polizia o dei carabinieri. Quindi ci sono questi telefoni rosa, chiamate e fatevi aiutare. La vita è una e bisogna viverla con serenità e amore. L'amore vero non è violenza, ma è rispetto, affetto, protezione, dialogo, discussione a pari, senza violenza, senza dirsi delle cattiverie esagerate. L'amore è questo, l'amore non è trattar male, poi chiedere scusa, poi dare affetto, dopo un'ora dopo di nuovo maltrattamenti. Questo non è amore, questo è un amore malato. L'amore vero è serenità, è un uomo e una donna che reciprocamente si affidano uno all'altra e si danno armonia, serenità e bellezza. Allora, intanto ti ringrazio per le parole che hai detto, Emanuela, per aver capito l'importanza di esserci, fondamentale, sì, di fare rete, di fare squadra, di saper ascoltare. C'erano anche diversi uomini, sì, e questo mi ha fatto molto piacere, perché è là noi dobbiamo andare a parare. Inutile che ce la raccontiamo, noi siamo benissimo qual è l'obiettivo da centrare. Sono, certo, quegli uomini che non capiscono che questo fiore meraviglioso che hanno tra le mani, perché io reputo tale la donna con quello che fa, con quello che ha dato, la storia insegna, basta leggerla un pochino, forse il rispetto deve arrivare in qualsiasi modo e soprattutto per quelli che sbaglio, con una proprio certezza della pena che sia sicura. Allora, io so che c'è Renato in linea, Renato da Chioggia, però Renato, ti prego, stai un momento al telefono che poi ti do la linea, perché Emanuela è andata a casa e dopo quella sera, sì, ha fatto questo quadro che vorrei farvi vedere. Eccolo qua. Allora, spieghiamo, ecco, cosa rappresenta questo quadro, Emanuela, perché è un quadro molto importante. Prego. Allora, questo appunto l'ho fatto proprio contro la violenza sulle donne. Il nero rappresenta, vedete che c'è una base che è nera e poi ci sono questi colori molto accesi. La base nera sarebbe, come si capisce, il male, la cattiveria dell'uomo. I graffi, che non so se si intravedono, ma ci sono le ferite che questi uomini fanno alle donne, non solo fisiche, ma anche psicologiche, che non è meno dannoso. E il giallo, invece, è la potenza,
che ha la donna verso, verso la vita, cioè di elevarsi verso, verso una rinascita, verso, quindi lasciando il male che ti opprimeva e che ti rende, tra virgolette, schiava, perché alla fine sei una schiava di questa persona, e la potenza è il giallo. Il rosso è l'amore verso la vita, verso una nuova vita, come ho già detto prima nell'intervista, l'amore è bellezza, è serenità, e l'azzurro e il bianco, quindi sempre colori molto positivi. Allora sentiamo Renato da Chioggia. Ciao Renato. A tutti, a tutte, ovviamente. È bellissimo quadro. Aggiungerei più giallo. Più giallo e più rosso ancora. Rientrerei tutto il quadro per l'amore verso la vita che hanno le donne e per l'orgoglio che hanno interno. E poi direi, e applichiamole queste leggi. Bravo. Applichiamole queste leggi, e se ci sono giudici applichiamole, questo dottor Trevore. Approfitto, vedo una, se mi permette, una bella signora avvocato, ecco, una signora della CGIL che, vabbè, chiedo all'avvocato, portate in piazza queste donne, portate, io sono sposato, mia moglie lavora, non posso dirlo dove perché in televisione, ecco, chiedo. Ma le lavoratrici, i lavoratori, sono solamente quelli statali o anche quelli delle cooperative? Quelle cooperative che massacrano le donne, che quelle cooperative che per fare 4 ore e 20 sono impegnate 12 ore al giorno, dalla mattina alla sera, per fare 4 ore e 20. Chiedo in particolare alla signora della CGIL, che dovrebbe essere interessata a queste cooperative, perché cooperative sì, giustamente i ferrovieri, statali, parastatali, non so cosa sono, ha capito. Chiedo solo queste, bellissimo quadro della signora, applichiamo queste leggi, massacriamoli questi che toccano le donne, massacriamoli a livello legale, sia ben chiaro, e all'avvocato e alla signora della CGIL. Non c'è più. Renato, devo chiudere perché ho tanti ospiti, comunque sei stato chiaro, ti ringrazio della telefonata. Allora, Sindaco Hofer, ecco, io continuo a tenere questo quadro perché voglio anche una sua impressione. Ecco, io il colore che ho visto per primo è stato il rosso, non so, sarà che sono rosso, non so, ma comunque a me proprio ha impressionato questo rosso, questa immagine violenta del rosso. Lei, Sindaco, qual è il colore che l'ha impressionata di più di questa meraviglia che ha fatto la nostra Emanuela Gianetti? Voce. A me piace il giallo e quindi il giallo, ecco, mi ha assolutamente colpito. E rispetto a quello che ha detto il signore sull'applicazione della legge, assolutamente in Italia abbiamo qualche problema per i maltrattamenti. L'arresto obbligatorio scatta solo in flagranza di reato, quindi se una donna chiama e denuncia non c'è la flagranza, è un fatto che è già accaduto e quindi da un punto di vista tecnico i carabinieri magari intervengono e non possono arrestare, e questo blocca molto le donne nella denuncia, perché poi la paura che magari chi maltratta venga a conoscenza e faccia peggio è una delle prime paure che la donna ha. Bene le case di accoglienza, noi a Belluno abbiamo un'associazione molto importante che lavora, ma i posti sono sempre pochi, non ci si rende davvero conto di quali sono i numeri di questa violenza, sono numeri veramente importanti, ma non solo di violenza fisica, di tantissima violenza psicologica, di chi controlla i telefoni, di chi ti controlla come esci vestita, cioè è veramente un problema grande. Allora sentiamo anche cosa dice un uomo, abbiamo avuto anche una persona eccezionale che è venuto come testimone, lo ringrazio, che è Andrea Fanzago, sentiamo cosa dice il dottor Andrea Fanzago, andiamo a sentire. Ma è stata una serata molto interessante, tanti punti di vista, soprattutto il punto di vista dell'Elisabetta, che era la diretta interessata di quanto le è accaduto nella sua vita, e secondo me molti dovrebbero ascoltare quello che lei ha da dire. Quindi cosa vogliamo dire alle persone che subiscono che, violenza? Di parlare, assolutamente parlare, di comunicare e far sapere a tutti quello che sta accadendo, perché con il silenzio non si ottiene nulla.
Allora, parole importanti in effetti è quello che bisogna fare, bisogna parlare, però bisogna essere anche ascoltati. È inutile che io faccio una, due, tre denunce e dopo ho paura di rientrare a casa, ho paura che questo uomo si avvicini nonostante il divieto, nonostante il braccialetto elettronico. Ecco, la paura che ancora regna sovrana. Cosa vuoi dire, Emanuela? Quello che ha detto la sindaca, cioè bisognerebbe appunto che l'arresto fosse immediato, perché queste donne, io ho sentito dire che hanno paura se denunciano, dopo lui dice guarda che ti minaccio, ti sfiguro con l'acido, è successo a qualche donna. Allora io quando sento queste cose, addirittura controllano i telefonini, come ti vesti, cioè... Io non so, io resto veramente basita, perché non credevo si arrivasse a dei livelli così bassi. E secondo me questi sono malattie mentali. Cioè, io non sono una psichiatra, non sono una psicanalista, però questi uomini hanno seri problemi. Ma allora, guardiamo anche, Emanuela, le immagini dei quadri che hai portato, perché ogni tuo quadro raffigura una parte importante della tua storia, della tua vita, ma soprattutto queste immagini che traspare. Andiamo a vedere, vediamo se mandano le immagini dei quadri. Eccoli qua. Ecco, sono quadri importanti perché tu lavori la materia. Ecco, la materia in questo ultimo periodo è la donna che veramente si evidenzia. Prego. Certo. Allora, in questo quadro, ad esempio, è fatto di chiaroscuri, bianco e nero, poi c'è quel giallo sempre che è d'impatto, no? Che lo noti immediatamente. Tutte quelle righe sono il fuggire dalla prigionia, perché secondo me queste donne sono come in una galera per un reato mai commesso, e quindi quelle righe che fuoriescono come d'impulso distante fuori dalla vita loro bloccata, è un importante. Questo invece è il paradiso e l'inferno. Questo, no, questo è un quadro puramente positivo, di arredamento, che può star bene. Questa invece è la donna iraniana ferita dai tabù di schiena, e non occorre che lo spieghi. E questo l'ho chiamato, aspetta, i silenzi nel buio, perché alle volte noi donne ci mettiamo in camera nostra o sedute da sole e iniziamo a pensare, a riflettere su di noi. Questo invece l'ho chiamato di qualche tempo fa, non me lo ricordo, però è sempre un gioco di colori che... Quando praticamente gli spettatori guardano i miei quadri devono trovare armonia e bellezza. Non mi piace anche in questo, che rappresenta femminicidi eccetera, ho messo dei colori apposta per creare positività. Questo è la figlia del mare, è un po' soggettivo, mi vedo in questo perché io amo molto il mare, quindi fatto con la resina, questa è la donna iraniana, è con la resina epossidica e gli smalti all'acqua, e questo l'ho intitolato La maternità. Anche questo è un quadro fatto con la resina, gli smalti e gli acrilici. Questo è un quadro dove praticamente ho fatto un contrasto tra colori freddi e colori caldi, che però, nonostante siano diversi, riescono ad entrare in armonia, creano comunque bellezza. Questo per dire che anche se si è diversi come opinioni, come personalità tra un uomo e una donna,
ci si può comunque incontrare, basta usare intelligenza e tolleranza. Questo allora, è il mio messaggio. Ringraziamo tantissimo Emanuela Giannetti, abbiamo visto grazie anche i quadri, lasciamo il posto. Io devo correre questa mattina, ma sono tanti gli ospiti, ma sentite come sintetizzano e come sanno esprimere il meglio di se stesse con queste anche pitture. Sindaco, intanto che facciamo il cambio, ecco, cosa ne pensa di questa Emanuela che ha scoperto di essere pittrice non da tanto tempo, però che riesce a trasmettere, perché in effetti i suoi quadri sono esposti e sono molto apprezzati. Ecco, cosa ne pensa lei, sindaco? L'arte sia un ottimo veicolo per andare a veicolare appunto determinati messaggi, perché anche il solo fatto di vedere un'immagine, un quadro e ricordarsi che ha quel significato di tutela della donna e di andare insomma contro la violenza, credo sia una cosa assolutamente bella. Poi il fatto di scoprire un talento, io insomma su questo sono ancora molto ragazzina, nel senso che mi piace sempre pensare che ognuno nella vita, anche a un'età più avanzata, possa scoprire dei talenti e poterli inseguire e praticare è una cosa bella. Noi ad esempio nel nostro piccolo paese facciamo dei piccoli corsi di pittura, dei piccoli corsi di inglese e vedo che anche la gente di una certa età viene volentieri. Questi sono bei momenti di incontro dove poi si possono anche affrontare tematiche molto importanti come la violenza. Ecco. Anche quella che è stata l'artefice della serata, che ha avuto il coraggio di metterci la faccia, di denunciare quello che è successo in tanti anni a lei, al suo corpo, al suo fisico, alla sua mente, ha deciso di dire basta. E vi presento subito e la ringrazio di essere qui con noi, perché veramente è una persona importante, è Elisabetta Ferraro Gazzola, che come altre donne ha deciso di fare qualcosa per le donne ed è lei che ha organizzato a Villa Margherita questo evento. Io lo chiamo un evento perché veramente bisogna iniziare da un evento per far capire l'importanza del tema che si tocca. Prego, cosa vuoi raccontarci, Elisabetta? Come è andata la serata? Cosa ecco, questi quadri, questa donna che emerge, odio, amore, paradiso, inferno, ma siamo sempre all'inferno, tu l'hai toccato con mano e poi però arriva anche il paradiso, basta saper cercare la persona giusta. Prego. Beh, intanto complimenti Emanuela, perché questo quadro a me piace tanto. L'idea dei graffi mi piace tantissimo, che sono appena appena accennati, non sono aggressivi, non c'è la rabbia in questo quadro, e questo mi piace, perché comunque si può parlare di violenza senza essere aggressivi. Ecco, e quindi questo mi piace tantissimo, questo quadro mi piace tanto. E, sì, la serata secondo me è andata molto bene, ci sono stati anche dei confronti, sono stati sentiti vari pareri di vari tecnici, quindi c'era l'avvocata Francesca Donadon, c'era il consigliere comunale Luigi Caldato, c'era come relatori c'erano Katia Morella, dottoressa Katia Morellato, del vice primario del pronto soccorso di Montebelluna, il dottor Romeo che segue gli uomini maltrattanti, quindi vari punti di vista, no? E io credo che sia importante che capire chi sono questi uomini maltrattanti. Molti centri antiviolenza sono un po' contrari a considerare i centri per uomini maltrattanti e invece io penso che sia molto importante capire chi sono, capire che non sono ci sono di tutti gli stati sociali, perché appunto come diceva il dottor Romeo ci sono poliziotti, carabinieri, avvocati, imprenditori, quindi non è come si pensa il pregiudizio, no? Si pensa che la violenza sia solo negli strati più bassi della società, non è così. Dove magari e tu l'hai c'è spiegato sottocultura. Molto bene anche in trasmissione. Ecco. Allora abbiamo una sorpresa, abbiamo in linea una nonna che rimarrà anonima, non diremo chi è, che sta cercando di avere giustizia anche lei perché non riesce a vedere i nipotini. Ecco, questa violenza un'altra volta su una donna, su una mamma, e non ne veniamo fuori. Allora, ti ringrazio intanto di aver chiamato. Com'è la situazione? Prego. Buongiorno Mirella. Prego, sono prego, qua. Vai. Sono qua a dire che violenza si esprime in diverse forme e io subisco una certa forma di violenza come nonna, perché non posso vedere i miei nipotini.
è già tanto tempo, quasi quinto anno che io ho cercato, prima con assistenti sociali e dopo con altri mezzi e a fine con un avvocato, e sto aspettando ancora. Per adesso è tutto su un punto fermo, siamo in attesa, però non so. Basta così, non ti preoccupare, basta così, volevo proprio girare questa telefonata e questa richiesta da parte di questa donna che io conosco ma rimane e rimarrà anonima, che non vede giustizia, sindaco. Ecco, questa donna che si è rivolta a avvocati, si è rivolta a tutti, ma c'è un grande problema, c'è di mezzo una divisa, questo lo dico io. Ma si può avere giustizia indipendentemente dal ceto al quale appartieni, indipendentemente se sei supportata da una certa politica, perché funziona così, sindaco, mi dispiace, ma è così, oppure se hai anche soldi, ma le fragilità sono altre. Questa è una donna, una nonna, ma è una donna fragile che non riesce a combattere, nonostante la legge preveda che avrebbe tutto il diritto di vedere i nipotini. Giustamente la storia non si conosce a fondo, vogliamo tenerla anonimato, però la giustizia verso queste figure fragili, e là ci metto in mezzo un po' tutto. Lei è sindaco, cosa dice? Come si fa a difendere le fragilità, sindaco? Grazie nonna, ci risentiamo, prego. Dico una cosa forte, quando entro nelle aule di tribunale e vedo la scritta "la legge è uguale per tutti", non sempre credo che sia così, alle volte ho la sensazione che anche i giudici, ma anche gli avvocati, si facciano magari così colpire da determinate cose che non dovrebbe essere così. Non è facile alle volte tutelare le persone più fragili. Anche queste sono situazioni che vivo purtroppo quotidianamente, ad esempio nelle separazioni tra i coniugi, per accanimento fra di loro, decidono di non far vedere più i nipoti ai nonni. Su questo la giustizia sta cercando di lavorare. Però mi permetta di dire una cosa, Mirella. Credo che la differenza venga sempre fatta dalle qualità delle persone che fanno il lavoro, dalla sensibilità che le persone hanno verso una determinata cosa. La legge è lì, magari viene fatta anche bene, ma poi gli operatori e chi la interpreta non è all'altezza di quel compito. È logico che alle volte, anche questa è un'altra cosa forte, sia molto più facile difendere una persona facoltosa che una persona non benestante, ma questo non è il nostro lavoro, indipendentemente dalle ascendenti, dalle astrazioni politiche che si hanno, questi sono altri aspetti. Non è sempre così facile, credo che la vera sfida degli operatori giuridici sia proprio quella di riuscire a dare la giusta tutela a tutti e forse soprattutto a chi è in situazioni difficili e sono persone fragili. Io su questo ci metto tutto il mio impegno, dico sempre ai cittadini che per me sono tutti uguali, le porto un piccolo esempio, alle volte ho detto di no a qualcuno di magari più importante e mi ha mandato ancora una persona più importante a propormi la stessa istanza. Ho detto purtroppo non cambia, cioè dico di no uguale indipendentemente da chi mi arriva davanti se è un no, e dico di sì a tutti se deve essere un sì indipendentemente da chi è, però qui è la qualità delle persone che fa la differenza. Grazie, ringrazio tantissimo l'avvocato e il sindaco di Valle di Cadore, Mariana Offer, di essere stata con noi. Allora, Elisabetta, come chiudiamo, Elisabetta Ferraro Gazzola, questa puntata? Io continuerò a parlare, farò vedere le altre interviste che abbiamo fatto, avrò ospiti sì in presenza che collegati, perché bisogna parlare di questa cosa, non è che si chiude e non se ne parla più il 25 novembre, l'8 marzo, sono date che ormai stanco, addirittura abbiamo la mimosa che dopo 2 ore si sfioriano e poi a trovare un altro fior, non ho capito proprio la mimosa, ma non importa, andiamo avanti sempre, prego. No, io penso che bisogna parlarne sempre, continuare, perché è l'unico modo per lottare, è aiutare i centri antiviolenza, sostenerli, perché sono l'unica via. Io insisto sempre quando parlo con le donne che stanno subendo violenza, io il primo consiglio che do è quello di recarsi ad un centro antiviolenza. Lì trovano sostegno psicologico soprattutto, che è la cosa primaria, perché una donna vittima di violenza l'emergenza è proprio il sostegno psicologico, e poi il sostegno legale,
ed è l'unica via. Nei casi appunto di emergenza ci sono le case di fuga e le case protette, dove la donna può essere, anche ingiustamente, perché ho espresso chiaramente com'è il mio pensiero riguardo alle case di fuga e alle case protette, però effettivamente per proteggere la donna nell'emergenza servono. E quindi questa è l'unica via. Infatti volevo anche ringraziare il telefono Rosa, che è il centro antiviolenza di Treviso, che sabato era presente. Che sentiremo nelle prossime trasmissioni. Esatto. Senti Elisabetta, però una domanda che vorrei farti, che ha detto Emanuela Giannetti, e che io sono d'accordo. Perché la donna non si difende? Cioè la donna, quando viene picchiata, si mette come nel grembo materno, si chiude, si copre e non si difende. Allora io mi domando, perché questo? Questo per me è un accettare la violenza. Dobbiamo difenderci dalla violenza, dobbiamo reagire. Come faccio a reagire? In qualche modo. Perché sto chiuderci e ritornare nel grembo materno, perché è così che facciamo, purtroppo, molte di noi, poche reagiscono, fa capire che siamo ancora culturalmente molto indietro, che sentiamo questo uomo, anche se siamo più forti, ci sentiamo sempre inferiori. Perché sentiamo questa inferiorità? Velocissima, allora, perché non ho più tempo. Intanto non è la questione, perché a me viene spesso fatta questa domanda, poi tanti mi dicono sei anche grande, quindi potevi anche difenderti. In realtà non è la struttura fisica, è la cattiveria. Un uomo violento ovviamente è cattivo, è perfido, cioè non mi, e poi comunque io faccio sempre l'esempio che se qualcuno mi aggredisse per la strada, probabilmente, dico probabilmente perché non si sa come ognuna possa reagire, ma magari mi difenderei. In casa, in un contesto familiare, dove ci sono anche i figli, dove comunque a quest'uomo magari vuoi bene, c'è un legame affettivo, è tutta un'altra questione, si creano dei meccanismi molto diversi e molto complessi. È una domanda che viene fatta spesso, che però una vittima di violenza, nel momento in cui si sente fare questa domanda, oltre a provare un senso di vergogna, si sente anche in colpa. In realtà è vero, si richiude proprio per un senso di protezione e anche di dire guarda, cioè di arresa anche, no? Di resa. Perché c'è anche la paura, se io mi ribello cosa faccio, poi questo si rialza, cioè non finisce più. Cioè tutto è tutto molto più complesso rispetto a un'aggressione magari esterna da parte di un estraneo. Ecco, in questo insisto perché si innescano dei meccanismi che sono molto molto complicati. Allora io ringrazio tantissimo Elisabetta Ferraro Gazzola, Sopravvissuta si chiama la violenza, ringrazio Emanuela Giannetti che abbiamo avuto ospite, questa artista pittrice, ringrazio Mariana Offer, sindaco di Valle di Cadore Belluno, avvocato, ringrazio anche che è rimasta con noi Margherita Grigolato, responsabile politiche inclusive CGL, ringrazio voi, fate le riflessioni e poi ci risentiremo. Ciao, la posta di Mirella. Thank you.
palabras hay gente que piensa que soy huraño. Me gusta encontrar parientes, no me hallo si soy extraño. Tengo mi música propia y traigo un baile que es mío. Yo soy así, no soy copia, de lejos vengo, soy río. Por eso digo,